Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta giornata di Maps for Future. In questi giorni abbiamo potuto confrontarci con molti imprenditori, manager, professionisti, insegnanti, consulenti che ci hanno accompagnato lungo questa strada e abbiamo capito che parlare di futuro è giusto e lo è in questo momento in cui il futuro scaturisce da un periodo di forti turbolenze. Ma queste turbolenze abbiamo anche capito che sono generative. Sono state generative, sono state l'occasione per potersi ripensare in modo diverso. È per questo motivo che abbiamo scelto degli argomenti che potessero farci capire in che modo potremo essere domani a fronte di quello che ci è successo nei primi mesi dell'anno, ma che continua a pendere sulle nostre teste come una spada di Damocle. E tutti ci hanno detto questa è l'occasione per potersi ripensare, per poter pensare alle cose nuove. Quando abbiamo pensato di fare un affondo sui temi della scuola e della scuola del futuro, non pensavamo che questo sarebbe diventato un argomento così importante, perché nei mesi successivi via via si è parlato molto di scuola, si è parlato di scuola, però purtroppo molto spesso in modo formale, non sostanziale. I temi dei banchi, delle mascherine, delle igienizzazioni, cose che non avevano nulla a che vedere con quello che stava succedendo, cioè con la necessità di lavorare sulla didattica e sulla necessità di seguire i bambini e i ragazzi poi, ma soprattutto i bambini che ne avevano più bisogno, in modo diverso, in modo che potessero essere accompagnati in un momento difficile. Ecco, abbiamo voluto soffermarci su questo tema, quindi in queste prossime 2 ore e mezza ragioneremo su come è possibile pensare ad una scuola che sia una scuola che dà spazio alla creatività, che dà spazio alla possibilità di sbagliare, che dà spazio alla cooperazione per formare degli individui che quando saranno grandi potranno essere più pronti alla vita nella sfera privata e nella sfera lavorativa. Non parliamo di cose che appartengono ad un futuro lontano, perché sono esperienze già in atto, in alcuni casi da molti anni, e abbiamo voluto cogliere alcune esperienze in Italia e abbiamo avuto anche un contributo dall'estero. In queste prossime ore saremo accompagnati da 2 moderatori, Giorgia Rizzolo, collega nostra, e Leonardo Frontani, consulente e amico nostro, perché comunque con lui facciamo molte cose interessanti. E quindi saranno senz'altro le persone che agevoleranno il racconto dei nostri testimoni. Prima di cedere loro la parola, ci tengo a raccontarvi una cosa molto breve, ma per me importante. Abbiamo voluto rappresentare queste 4 giornate di Maps for Future attraverso delle foto che non sono state prese a caso, sono foto di opere d'arte di un architetto francese, Emmanuel Moreau, che da anni vive in Giappone e che ci ha consentito molto gentilmente e carinamente anche di utilizzare queste foto. Queste foto hanno tutti dei significati e quindi le abbiamo volute accostare agli argomenti che abbiamo scelto, perché l'arte è frutto di quello che noi viviamo ogni giorno e ci deve accompagnare e influenzare. Detto ciò, quindi vi lascio a queste 2 ore, una parte dedicata a una tavola rotonda virtuale a distanza e una parte dedicata al laboratorio. E quindi buon lavoro a tutti. A te, Giorgia. Grazie mille Marina, grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti al quarto ultimo appuntamento di Maps for Future, edizione 2020, quest'anno in modalità streaming. Spazio doverosissimo alle presentazioni, anche se già dette in parte da Marina. Io sono Giorgia e faccio parte della squadra Account Manager in Newco. Accanto a me un graditissimo ospite, un grandissimo amico di Newco, il dottor Leonardo Frontani. Buongiorno e Ciao Giorgio. benvenuto.
economista futurista e facilitatore certificato. Come abbiamo detto, il titolo di oggi è The Turning Point, modelli innovativi nella formazione per prepararsi al futuro. Abbiamo già capito quindi che il tema di questa mattina sarà entrare nei modelli della formazione a scuola che preparano i ragazzi al mondo degli adulti, al mondo del lavoro. Lo faremo però parlando soprattutto di innovazione, perché mai come in questi momenti siamo stati costretti a rivedere i nostri modelli, particolarmente i modelli formativi a scuola, e aprirci ad un cambiamento forzato. Guardando ovviamente al cambiamento innovativo. La mattinata sarà divisa complessivamente in due macro momenti. Durante il primo momento ascolteremo dei modelli di formazione non tradizionali, non convenzionali, e lo faremo proprio seguendo l'iter che fisicamente i nostri giovani percorrono. Quindi partiremo dalla scuola primaria per arrivare ai percorsi post diploma. Nel secondo momento la riflessione si aprirà di più alla riflessione su come questi modelli possono allenare i ragazzi nella maturazione e nello sviluppo delle soft skills, oggi tanto preziose, l'abbiamo capito soprattutto in questi momenti. Soft skills come per esempio la capacità di stare in gruppo, comunicare efficacemente ed adattarsi in maniera migliore a situazioni di forte stress. Chiuderemo poi la parte del dibattito con una lab room aperta al mondo delle imprese, e lo faremo tramite il preziosissimo aiuto di Leonardo, per poi concludere la mattinata con delle riflessioni conclusive. Sono molto orgogliosa di presentare in maniera molto sintetica gli ospiti, i grandi ospiti che saranno con noi durante la mattinata. La prima sarà Daniela Pampaloni, coordinatrice nazionale della rete Scuola Senza Zaino. Seguirà Alberto Garniga, coordinatore didattico del liceo STEAM di Rovereto. Avremo addirittura un ospite islandese. Vi lascio la curiosità per questo, e infine avremo l'HR manager di AnimoSight, Valeria Perrucci. Prima di entrare nel vivo vi do alcune note tecniche utili. Avrete la possibilità di interagire con noi attraverso lo spazio chat e attraverso il sondaggio Pool Everywhere. La chat potrà essere usata da voi in qualsiasi istante per chiederci opinioni, chiarificazioni, per porre proprio delle domande a chi state ascoltando. Lo strumento di Pool Everywhere, quindi attraverso il sondaggio, vi chiederemo la vostra opinione alla fine di ogni speech e soprattutto durante la lab room. Ricordo che Pool Everywhere è scaricabile anche da tablet e smartphone, basta mettere nel presenter name MAPS 2020300. In qualsiasi istante, se dovreste avere dei problemi tecnici a livello di streaming, potete chiedere il supporto tecnico preziosissimo dei nostri tecnici, appunto. Ovviamente tutte queste informazioni in maniera più dettagliata e specifica le trovate anche nella mail di iscrizione all'evento. Direi che i motori sono caldi, siamo prontissimi per iniziare e diamo un calorosissimo benvenuto alla primissima ospite, Daniela Pampaloni. Buongiorno Daniela. Ciao Daniela. Buongiorno. Allora Giorgia, se sei d'accordo prendo un attimo. Assolutamente, la palla. Prego Leonardo. Daniela, allora sì, noi ecco. Vogliamo sentire dalla tua voce che cosa significa questa scuola senza zaino. Io sono rimasto particolarmente colpito nel visionare alcune clip in cui venivano intervistati i bambini, ma anche gli insegnanti, e cogliere la loro emozione, enorme emozione di partecipare a una scuola che per una volta torna ad essere un luogo desiderato, un luogo dove le persone vanno volentieri e un luogo che appartiene a queste persone, sia agli insegnanti che agli studenti. Tu mi hai raccontato un po' come funziona, io vorrei che tu dessi la giusta rilevanza allo sforzo che state facendo, anche perché bisogna dire che
quello che fanno è con un investimento in risorse abbastanza contenuto, quindi per una volta non ci servono grandi investimenti per realizzare qualcosa di completamente innovativo. Daniela, raccontaci qualcosa. Sì. Eccomi, buongiorno a tutti. Noi siamo nati come un piccolo gruppo ormai più di 18 anni fa, di insegnanti e dirigenti che ci siamo messi intorno a un tavolo in Toscana pensando che la scuola così come era fatta non ci piaceva più, ma soprattutto non rispondeva ai bisogni e agli interessi dei nostri ragazzini. E allora abbiamo insieme cominciato a studiare ed approfondire, unendo la storia pedagogica nazionale e internazionale, ma anche le ricerche nuove delle neuroscienze e l'introduzione della tecnologia. E abbiamo provato a realizzarlo e sperimentarlo nelle nostre scuole. Nel 2008, questo era intorno al 2000, nel 2008 abbiamo scritto le prime linee guida perché abbiamo visto che l'esperienza dentro la scuola era importante, perché i ragazzini venivano a scuola volentieri e i risultati in termini di apprendimento erano importanti, ma anche in termini di comportamento, perché tutti sappiamo che se mettiamo la passione, la motivazione per andare a scuola e per studiare, quindi i risultati c'erano. E allora abbiamo deciso di fare le linee guida e a quel punto si è aperto un mondo anche per noi, che eravamo, come dire, dei semplici dirigenti e insegnanti toscane. Si è aperto un mondo perché le scuole in tutta Italia hanno cominciato a chiedere di aderire. È nata una rete di scuole che oggi conta 295 istituti e più di 600 plessi scolastici che fanno parte di questa rete. Chiaramente a noi è cambiato il livello dell'organizzazione, siamo cresciuti, ci sono le associazioni dei genitori, abbiamo fatto un'associazione nazionale che si unisse alla rete di scuole, ma che fosse anche più libera poi di incontrare le persone, di muoversi sui territori, e abbiamo cominciato a sperimentare in più di scuole, dalla Sicilia al Trentino, quindi scuole nuove costruite apposta senza zaino, ma anche molte scuole vecchie che sono state riadattate. Abbiamo cominciato a ripensare completamente l'idea di scuola che mettesse i ragazzi al centro. Daniela, scusa, stiamo parlando di scuola pubblica e quindi mi viene in mente di chiederti qual è stata la reazione del governo della scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione. Come ha reagito a questa innovazione? Allora, il Ministero ci ha guardato all'inizio, oggi c'è più considerazione, ma è, come dire, visita diverse nostre scuole, ministri, sottosegretari e funzionari vanno nelle nostre scuole, però di fatto noi siamo autonomi dal governo, cioè nel senso che il governo non ha detto per ora una parola in più rispetto a questa grande esperienza. Okay. Con questo c'è attenzione, ma noi spesso ci siamo chiesti anche perché, per esempio, non facciamo parte delle commissioni del Ministero. Ci sono tante commissioni e nessuno di noi è stato mai chiamato a rappresentare davvero questa rete. L'unica regione, devo dire la verità, che è la Toscana, perché la Toscana in realtà invece ci finanzia anche ormai da più di 6 anni, e ogni anno c'è un finanziamento che va sostanzialmente per le scuole senza zaino toscane. Naturalmente, essendo noi poi una comunità, le attività che facciamo di formazione interna, ma anche di studio, di ricercazione, vanno a beneficio di tutta la rete nazionale. Ok. Grazie. E torniamo proprio ai contenuti della scuola, agli elementi innovativi. Allora, noi abbiamo lavorato su tre architravi culturali. Una è l'ospitalità, e per noi ospitalità significa iniziare dal setting d'aula, quindi uno spazio accogliente, uno spazio colorato, uno spazio dove i ragazzi potessero lavorare insieme.
Quindi abbiamo tolto i banchi singoli, e questo è il problema oggi attuale, attualissimo per noi. Comunque abbiamo tolto i banchi monoposto e abbiamo inserito i tavoli 1,30 x 1,30 per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, perché dentro la rete ci sono tutti questi ordini di scuola. Abbiamo sempre lasciato anche i banchi trapezoidali che potessero unirsi e staccarsi. Comunque un setting d'aula dove sparisce la cattedra, dove i ragazzini possono muoversi, e a questo abbiamo legato ovviamente la responsabilità e la costruzione della comunità. Il valore della responsabilità riguarda prima gli adulti, perché lavorare sugli insegnanti responsabili dentro la scuola dell'apprendimento dei ragazzi è molto importante ad ogni livello, perché li fa appartengono a quella scuola, stanno dentro quel contesto, sono motivati ad esserci, e quindi anche ad aggiornarsi, a studiare, a provare, a sperimentare. E poi c'è il lavoro sulla comunità, quindi il grande gruppo, il piccolo gruppo, il lavoro di coppia, e poi anche ovviamente il lavoro singolo dei ragazzi, perché man mano che crescono, un conto è quando sono piccolini, man mano che crescono devono essere anche responsabili e consapevoli del loro piano di apprendimento. E quindi noi costruiamo con loro anche piani di apprendimento individualizzati e personalizzati con i nostri ragazzi, proprio perché devono starci dentro anche con sforzo, con impegno e con responsabilità. Quindi i tre valori sono stati questi. Naturalmente, legato a questo, c'è poi il tema della partecipazione. La partecipazione da una parte dei ragazzi, ma anche degli adulti e quindi dei genitori, con un'alleanza forte educativa con i genitori e per esempio in questo periodo, anche l'anno passato, con l'introduzione della didattica a distanza, noi abbiamo visto molte risposte dei genitori di attenzione a quello che veniva fatto poi dentro la scuola. Hanno capito meglio come noi ci muoviamo anche dentro le scuole, e per costruire appunto percorsi che rispettino anche le intelligenze. Quindi la mappa, la costruzione della mappa dello studente, che parte da quando è piccolino e va su fino alla scuola secondaria, che determina anche autostima, che determina poi sicurezza, e questo mette in moto una serie di energie. Ecco Daniela, cosa succede di diverso nella scuola senza zaino? Cosa fanno diversamente gli studenti? Per esempio, in realtà, le competenze di apprendimento, quelle che sono scritte nelle indicazioni del Ministero, sono uguali per tutti. Noi siamo scuola pubblica, noi facciamo le prove in Valsi perché è un obbligo per tutti, quindi seguiamo ovviamente tutte le indicazioni che vengono dal Ministero. Ma i bambini lavorano in maniera diversa, perché c'è il loro protagonismo anche nella progettazione. Noi non facciamo delle progettazioni rigide a inizio d'anno per riempire dei modelli, mandarli ai dirigenti e tenerli nei cassetti. Noi costruiamo per mappe generatrici del sapere, e quindi la progettazione nasce raccogliendo gli stimoli dei ragazzi, raccogliendo le esperienze e i compiti autentici che fanno dentro e fuori la scuola, e da lì l'insegnante alla fine fa il regista della situazione. Non è colui che arriva nella scuola primaria la mattina e dice: via, stamani vi insegniamo a fare le frazioni, ma è uno che costruisce con i bambini un percorso per arrivare all'acquisizione delle frazioni. E quindi quando entrano, per esempio, c'è un primo punto, soprattutto quando sono piccoli, che c'è un momento di agorà, e quindi un momento di accoglienza, stanno tutti insieme, discutono e programmano le attività, sia che la scuola sia a tempo corto, perché purtroppo soprattutto nel sud sono ancora moltissime le scuole dai tempi corti, sia che le scuole sono con i tempi lunghi, quindi che abbiano tempi pieni. Daniela, ci sono alcune cose che sono molto pragmatiche, molto direi di ordine pratico, che però sono interessanti a mio giudizio. Per esempio, ci puoi parlare delle colombaie dove lasciano i libri a scuola, della sacca che utilizzano, della condivisione dei materiali e anche dell'orto,
E infine, quella cosa carina da morire dell'andare in bagno, che mi è piaciuta molto, il semaforo. Com'è che funziona? Allora, parto dal semaforo, poi ti racconto tutto il resto. Allora, il semaforo è una vecchissima idea montessoriana, quindi di Maria Montessori, in cui i bambini scelgono in autonomia di uscire dalla classe. Non ha senso dire, maestra, posso uscire alzando la mano. Che fa l'insegnante a quel punto lì? Gli dice sì, vai, oppure no, non vai. Cioè, non ha proprio una motivazione né con i bambini piccoli, figuriamoci con quelli grandi. Quindi il tema è: assumo una responsabilità individuale e scelgo di uscire quando ne ho bisogno, sia per andare in bagno, ma anche se voglio fare andare un attimo per sgranchirmi le gambe e andare nel corridoio, mi alzo, l'importante è che non interrompa il lavoro degli altri. E poi c'è questo semaforo, per cui se è rosso non si esce, vuol dire che c'è un bimbo o una bambina fuori che sono usciti, appena rientrano esce l'altro, senza chiedere e senza interrompere. E guardate, questo è, mentre, voglio dire, quando si inserisce questa cosa la prima volta, sono piccolini, te ti rendi conto che escono spesso, anche perché hanno voglia di girare e di muoversi, man mano che crescono, anche alla scuola secondaria di primo grado, che è la fascia più delicata, la fascia d'età più delicata per i nostri ragazzi, escono quando davvero hanno bisogno di uscire, perché assumono la responsabilità rispetto anche a un insegnante che spiega, a un insegnante che introduce il lavoro, e quindi sanno che magari in quel momento forse non si esce, si può aspettare i 10 minuti successivi. E questo è molto importante. E poi il resto delle cose che ricordavi sono in parte l'organizzazione dell'aula, quindi quelle che hai chiamato le colombaine, le chiamiamo le buchette, ogni bambino ha una propria buchetta, ci lascia i materiali, perché i materiali si lasciano a scuola, non si portano a casa, quindi i quaderni, i libri, si porta a casa con le sacche, con delle piccolissime cartelle, si porta proprio lo stretto necessario, quello che ci serve nel pomeriggio, magari per leggere qualcosa, magari per finire un lavoro che non è stato finito a scuola, e anche questo aiuta i ragazzi a organizzarsi, perché sapere di dover fare delle attività a casa e magari lasciare il materiale a scuola, questo aiuta a organizzarsi. E vi assicuro che noi diciamo sempre: i primi 2 mesi di scuola, in prima della scuola primaria, sono più delicati, perché devi costruire con loro quelle che noi chiamiamo le istruzioni per l'uso, le procedure di lavoro e di comportamento, ma una volta costruite insieme a loro, una volta che l'hanno disegnate, queste rimangono e rimangono sempre in tutto il percorso. E quindi è importante questo aspetto di inizio. Spesso la scuola ha l'idea che i primi giorni ci si debba mettere immediatamente a leggere e a scrivere, no? E se non si legge entro Natale siamo perdenti. Ecco, non è questo. Noi dobbiamo costruire con loro momenti di empatia per permettere ai nostri ragazzini poi di essere curiosi, di muoversi in autonomia, di andarsi a cercare le informazioni che vogliono e così via. Quindi i momenti di relazione sono importanti per poi anche facilitare e andare veloci sulla lettura, la scrittura e così via. Ecco. Daniela, grazie. Avevo visto anche questa possibilità per alcune scuole di avere l'orto, no? L'orto, questo far generare la terra insieme, direi che anche metaforicamente è molto interessante. Beate le scuole che hanno questa possibilità, che hanno questo spazio. La scuola di mio figlio anche, non aderendo al vostro protocollo, diciamo, però aveva il suo orto e un po' ha preso spunto da queste cose. Chissà che non vi stia copiando, magari dovrebbero associarsi. Ora lui è alle medie, quindi ha superato questo momento. Quali sono i vostri obiettivi? Quali sono i vostri obiettivi anche di estensione di questo pensiero? Allora, ovviamente noi quando appunto nel 2008
abbiamo pubblicato e ci sono arrivate le prime richieste, siamo stati un momento in dubbio, nel senso se lasciare questa esperienza, che era un'esperienza di 10 scuole della Toscana, che ci dava soddisfazione, oppure allargare. Decidemmo a quel momento che anche un bimbo in più che faceva questa esperienza per noi era una ricchezza e decidemmo di aprire a tutti. Quindi l'obiettivo sicuramente è allargare il modello di scuola, perché è una scuola che è ripensata completamente. Non è solo mettere il semaforo o fare l'orto, ma è un'idea di bambino e è un'idea di scuola che si cambia. E quindi quando gli insegnanti hanno bisogno di tempi lunghi di formazione, noi accompagniamo per i primi 4 anni in maniera stretta ogni scuola che entra dentro la rete. E poi non la lasciamo mai, non l'abbiamo lasciata nemmeno in questi periodi in cui stiamo ripensando anche il modello. Perché vi faccio un esempio: il materiale condiviso, che è un materiale in comune, perché tutti i bambini avevano la loro isola con i materiali sul tavolo e era materiale per tutti, oggi non è più possibile. Quindi in questo periodo, insieme agli insegnanti, noi, quando abbiamo visto che la scuola non poteva riaprire, che cambiava, a fine maggio abbiamo mandato nuove indicazioni alle scuole, abbiamo accompagnato tutta la nostra rete con Meet, e lo stiamo facendo anche ora, per non tornare indietro, perché i messaggi che sono arrivati dai media, io dico dai media, ma vorrei dire anche quelli che ha lanciato il ministero sul banco monoposto, su un distanziamento. Dai, non ci allarghiamo, rimaniamo sulla No, ma io non dico, non assolutamente capisco le difficoltà, capisco anche questo percorso in progress, e quindi è chiaro che è difficile per tutti. Però per quel che ci riguarda, noi abbiamo dovuto sostenere le scuole che anche col banco monoposto, che è arrivato in tante nostre scuole, perché ci sono stati tanti dirigenti che hanno sentito il bisogno e la necessità di mettersi in sicurezza, però si possono mettere a 4, si possono distanziare. Ora stiamo mettendo sui nostri siti, come dire, come è possibile tenere il distanziamento ma continuare a lavorare insieme, usando anche le tecnologie. Daniela, ti fermo, sarei ad ascoltarti ancora a lungo, penso anche alle persone che sono lontane, sono a casa. Ci dobbiamo fermare, noi abbiamo delle domande per il pubblico che segue questa diretta, e quindi adesso ne proponiamo una. Intanto grazie veramente per questa tua testimonianza, e noi ti diamo una mano, quindi mi raccomando, soprattutto in questo Veneto, sviluppiamo questo modello. Certo, ma okay. Ci sono tante bellissime scuole senza zaino in Veneto. Bene, ne avremo ancora di più. Sono partite che si allargheranno. Bene. Giorgia, io ti lascio la palla per lanciare il primo salve. Certamente, grazie mille Daniela, anche da parte mia è stato molto interessante toccare con mano e ascoltare ciò che effettivamente fate, quindi grazie mille anche per averlo pensato, insomma. E chiediamo ai collegati, al pubblico a casa, di rispondere attraverso lo strumento Pool Everywhere, attraverso una parola chiave, ok? Quindi una parola. Cosa manca? Scusate che mi è sfuggito, eccolo qui. Cosa manca nei programmi di studio per preparare i ragazzi alla vita e al lavoro? Direi che è una domanda annoverata che ci poniamo da tantissimo tempo. Anche tu, immagino, Leonardo, nel tuo lavoro. Sì, io credo che dovremmo cominciare a chiederci cosa desideriamo per cambiare le cose. Chiedere cosa manca significa, ok, cosa desideri ci sia nel programma di studio di tuo figlio affinché lui sia pronto ad affrontare la vita e il lavoro. Se non riusciamo a visualizzare questo desiderio, poi sarà molto difficile anche fare delle scelte, perché le scuole non sono tutte uguali. Daniela ce lo ha dimostrato, l'utente non conosce la scuola senza zaino, o meglio, non in maniera così diffusa. Dobbiamo contribuire alla divulgazione di questi modelli, perché aiutano anche i genitori a fare delle scelte.
Assolutamente, io penso anche da un punto di vista da lavoratore, da lavoratrice, quando entriamo nel mondo del lavoro, almeno io ho notato dalla mia esperienza, quando passi dai cicli formativi, quando esci dall'università o semplicemente anche dal liceo, noti cosa, quando entri per la prima volta nel mondo lavorativo, noti cosa manca, cosa avresti voluto avere in più in tasca come strumento da spendere certo. immediatamente. E poi Giorgia, sai qual è la cosa? Avere il piacere di andare a scuola. Io non sono stato un grande studioso, però mi piaceva. Vedo che questo non è un sentimento così diffuso, assolutamente. Tutto sommato. E vedere dei bambini che sono felici di andare a scuola e vedere che si preoccupano quando non possono andare, beh, vuol dire che qualcosa funziona. Assolutamente. Dobbiamo andare in quella direzione. Assolutamente sì, anche perché l'abbiamo visto col Covid, insomma. E ancora okay. qualche istante per dare la possibilità alle persone a casa di votare, sì, sicuramente insomma una domanda che suscita anche riflessioni oltre alla mattinata di oggi. E se è collegato con noi anche qualche imprenditore, sicuramente anche dal loro punto di vista è utile porre questa domanda in apertura al mondo scuola. Oh. Perché comunque lo scambio scuola-azienda, scuola-mondo esterno, come Daniela ci ha ricordato ampiamente, è fondamentale, quindi una costruzione insieme. Eccoci qui, allora abbiamo le risposte, direi che ne sono arrivate tante. Allora, Leonardo, vuoi darmi una mano, perdonami? Sì, guarda, io la cosa che noto è che la gran parte delle persone dà un grosso spazio a ciò che è esperienza, ciò che è pratica e ciò che è concretezza. Questo non vuol dire che la teoria non sia di supporto, perché la conoscenza è fondamentale, assolutamente fondamentale, però le persone ritengono che la scuola non insegni il saper fare. Questo mi pare uno dei bisogni che emerge in maniera potente, anche superiore alle altre cose. Poi ci sono altre cose, vediamo. Ecco, mi piace molto quella parolina messa lì, felicità, ne parleremo sì. più avanti, felicità, forse si connette un po' al discorso che stiamo facendo. Giorgia, che ne dici? Felicità, curiosità, gruppo, vedo anche creatività, quindi direi che l'argomento di aggancio di partenza, se non erro Leonardo, cioè parlare anche di soft skills, direi anche dall'esperienza diretta dei partecipanti oggi, è veramente un bisogno concreto che si sente e che è stato maturato. Ok, bene. Benissimo, allora ringraziamo tantissimo Daniela Pampaloni, grazie mille per essere stata qui e grazie mille per averci riportato la vostra esperienza. Grazie a voi, io rimango ad ascoltare tutto il resto, quindi sono qua disponibile. Ciao Daniela, grazie. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. E diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, Alberto Garniga, coordinatore didattico del liceo STEAM di Rovereto, che ci parlerà del suo modello. Leonardo, a te l'onore di presentare Alberto. Alberto, ciao. Alberto, beh, io lo considero un amico, non so se lui considera me un amico. L'ho conosciuto nella veste di preside di una scuola che ci ha ospitato nell'organizzazione di un evento in cui i formatori, quelli che fanno il mio lavoro, avevano voglia di dare un supporto agli educatori, quindi quelli che insegnano nella scuola, quindi una condivisione di strumenti, e lui ci ha ospitato volentieri. Alberto è un design thinker, è una persona un po' troppo umile per i miei gusti e quindi vorrei che fosse un po' presuntuoso in questa presentazione di questa scuola magnifica. Non ti sto facendo pubblicità, Alberto, è che se avessi 15 anni vorrei venire nella tua scuola, purtroppo sono passati da molto tempo. Facci sognare, soprattutto spiegaci come è nata l'idea di una scuola così rivoluzionaria, perché questa volta la parola rivoluzionaria si può usare, credo. Prego. Beh, premettendo che, se mi sentite, vero? Sì. Certo. Molto bene. Premettendo che nessuno può essere diverso da se stesso per il principio di identità, insomma, quindi vedrò di fare il meglio per avvicinarmi a te, come io ti ho conosciuto e ti ho inquadrato come una delle presenze della mia vita come wow. di modello, no? Di dire, guarda che bravo quello lì a fare quelle robe,
cioè, se, vorrei essere come lui. Lo dico perché è anche la risposta alla tua provocazione iniziale e anche la palla al balzo rispetto alla dottoressa Pampaloni. Com'è che uno fa e si lancia a cercare di rendere concreta un'idea in cui crede? Beh, o come gli nasce questa idea? A me è nata perché c'era un terreno dentro di me, no? I semi nascono perché c'è un terreno ricettivo, andando in giro per il mondo, lo dico francamente, ho avuto la fortuna, non so se fortuna, non so cosa, del 99-2000 di essere dipendente dell'ENI in una scuola all'estero in Nigeria e lì ho conosciuto le scuole norvegesi, che mi ricordo, che sono rimasto così, il modello, poi ho capito che quello era un modello che si fondava le radici sull'approccio, diciamo così, anglosassone, americano, dei grandi pensatori, mi sono rimesso a studiare, ci ho fatto anche la seconda laurea e la tesi su questa letteratura pedagogica e modelli applicativi di didattica e ho cercato di attivarla nella scuola in cui ci siamo incontrati, Leonardo, qualcosa hai visto, insomma, no? E adesso di nuovo qua, provando ad applicarla al liceo dove di solito è l'ambiente italiano, o era insomma un po' apparentemente paludato, ancora accademico, no? Il liceo spesso si è fatto forza di questo, di essere la piccola università e noi che conosciamo il mondo della formazione, questa roba qua invece è negativa, è stata negativa, abbiamo perso grandissima parte della tradizione italiana applicativa. Allora, per andare dritto al cuore, Leonardo, se mi permetti, visto che sono 7 minuti, no? Allora direi di riassumere i 5 punti chiave della scuola in modo che chi ci ascolta capisca perché e in che cosa c'è una identità più che una differenza, perché non è che uno fa una cosa per differenziarsi, uno fa una cosa perché ci crede, punto. Allora, i 5 punti chiave sono, faccio l'elenco e poi li affronto velocemente. Uno, applied sciences, le scienze applicate, quindi è una parola che in Italia noi abbiamo visto girando appunto il mondo poco praticata, l'applicare, quell'appello alla pratica che dicevano gli ascoltatori, no? Cioè, se devi fare un esperimento, se devi capire la scienza, non puoi non farla in laboratorio, non puoi. E questa è una cosa talmente banale che dici, ma ci sono i laboratori nelle scuole italiane? Certo, ma faccio un esempio. Non si fanno la verifica finale, non la fa in laboratorio, la fa su carta, no? Mentre noi la verifica, devono farlo l'esperimento, ad esempio, per superare l'esame. Devono farlo lì, quindi col tempo cronometrato, con i pesi, le cose, tutti gli strumenti da usare, e anche in piccolo gruppo spesso, no? Metà e metà. Quindi questo è il primo passo, scienze applicate, perché è un liceo di scienze applicate inquadrato dentro il curriculum delle scienze applicate italiano, ma applicate, punto esclamativo. Quindi come lo fanno gli inglesi, sono provocatorio, non per anglofilia, ma perché lì l'abbiamo visto fare veramente. C'è la tradizione delle scienze, poi è vero, dai, viene dagli inglesi, insomma, più che dal nostro retroterra culturale. E quello che invece di italiano abbiamo aggiunto a questo è attenzione che siano sempre finalizzate a un bene umano, a un fine umanistico, che è difficile da spiegare ai ragazzi, no? È difficile anche da spiegare ai genitori, però faccio un esempio così si capisce subito. Nel laboratorio, uno dei laboratori che facciamo era utilizzare un robot a fine umanistico, adesso lo dico così. L'anno scorso abbiamo scelto ad esempio di lavorare per una cooperativa di disabili. Okay, allora devi farmi capire, era la sfida lanciata ai ragazzi, come può la robotica aiutare nei bisogni educativi o nelle disabilità? Fammelo capire, questa è una sfida. E i ragazzi si sono misurati su questo, no? Magari loro non lo sanno, non concettualizzano se non a posteriori questa cosa, vedono, applicano, fanno, no? ma per noi è importante che la scienza applicata sia finalizzata a un fine umanistico. Secondo aspetto, global approach, cioè l'apertura internazionale. Abbiamo scelto di adottare il curriculum Cambridge, siamo parte della rete internazionale Cambridge, che è una rete mondiale, internazionale, molto ampia, la più grande, insomma. Lo abbiamo scelto, lo dico sempre, non per anglofilia, ma perché c'era bisogno di una base forte da far capire soprattutto alle mamme, lo dico in senso polemico, guarda che non è un esperimento improvvisato questo,
no? Non è che si basa su una tradizione lunghissima, forte, direi anche dominante, se mi passi il termine, che non ha niente da invidiare a chissà che accademismi, ed è l'approccio Cambridge. Questo ci ha consentito vantaggi e svantaggi. Lo svantaggio è che ti chiedono tantissime cose molto dettagliate, ma insomma, però l'approccio è quello dell'apertura cosmopolitica, questo ci interessa, non sovranista. C'è il mondo al centro, non c'è la tua regione è nel mondo, e i problemi sono del mondo, non sono problemi che si fermano a un confine, no? E quando facciamo le sfide e li poniamo i problemi, sono sempre problemi globali, no? Interessanti. Devono salvare il mondo, i ragazzi, come i supereroi della Marvel, no? Senza voler essere per forza esterofili. E questo è il secondo punto. Terzo punto è la timetable, come organizziamo i tempi. Alcune caratteristiche chiave. Intanto è un quadriennio, un liceo quadriennale. Nella rete dei licei sono ormai un centinaio, se non sbaglio, in Italia, dei quadriennali. In due blocchi, 2+2, con degli stop al secondo e al terzo anno, poi al quarto, di esami internazionali Cambridge. Quindi i nostri ragazzi hanno appena fatto quello d'inglese, per fortuna è andato bene, si misurano prima, no? che il quinto anno della maturità, con un aggancio molto alto, perché fare un esame che in quel momento stanno facendo in tutto il mondo gli stessi identici contenuti, un afghano, un australiano, un cileno, non è male come idea, insomma, e anche sfidante per i colleghi. Quindi un quadriennio, organizziamo l'anno in 3 trimestri, quindi con un respiro triadico, alla fine di ogni trimestre c'è un esamino di tutte le materie, e la settimana, terzo passaggio, è fatta, era, perché adesso quest'anno è così, siamo partiti con le 6 ore di mattina, ma sarebbe stato di 7 ore, 5+2, quindi tutti i pomeriggi, settimana lunga che è normalissima nelle scuole internazionali e rarissima invece nei licei italiani. Da ultimo il giorno è organizzato sempre per blocchi orari, cioè non c'è l'ora singola, perché l'ora singola ti consente solo la lezione, diciamo così, frontale, no? Non la lezione attiva. Questi sono i primi 3 punti. Il quarto punto è la didattica basata su problemi e progetti, problem and project based learning. È anche qui un modello antico, io appunto ci ho anche studiato la letteratura, mi sono innamorato, che parte dal modello semplice: nella tua ora organizza i contenuti per task e non per cose che devi dire, ma problemi che dai ai ragazzi da risolvere assieme a te. Un problema può essere una questione di fisica, ma anche un problema di filosofia, che iniziamo il primo anno e non il terzo, un problema di storia. Quindi se devo adesso stiamo facendo la rivoluzione russa, insomma, il problema è come avviene un colpo di Stato? Cosa bisogna fare per riuscire in un colpo di Stato? Perché falliscono e perché riescono i colpi di Stato? No? C'è una bella domanda, insomma, no? da cercare una risposta, i ragazzi devono cercare risposte lavorandoci sopra. E in particolare il project and problem based learning lo affrontiamo in un momento che era alla fine di ogni trimestre, quindi 3 volte l'anno, e sono periodi di 2 settimane immersivi che chiamiamo Action Learning Labs, ALL, dove secondo la metodologia poi del design thinking che Leonardo mi ha fatto anche scoprire anni fa e che ho rivisto in giro per il mondo, applicata alle scuole, i ragazzi devono prototipare soluzioni a un problema che diamo loro, una sfida, lavorando in gruppi, dividendosi i ruoli, noi li facciamo ruotare, c'è sempre un capo che non è sempre quello, cambia a seconda dei progetti, e dandosi deadlines e con una scansione abbastanza precisa e degli strumenti di accompagnamento, ma aperti. Come diceva la dottoressa Pampaloni, devono organizzarsi loro, noi li facilitiamo, come si dice nel gergo della formazione. Ultimo punto dei 5 fondanti della scuola, l'engagement, cioè il coinvolgimento, il sentirsi andare, non dico felici a scuola perché è una parola ambigua, ma che purposeful, come dicono gli inglesi, che abbia un senso, che abbia uno scopo. Non mi interessa che loro siano contenti, per me devono soffrire a scuola. Ma quando tu soffri, è il soffrire del giocare una partita a cui tieni di vincere, vuoi arrivare al 90esimo e vincerla quella coppa. E non è che, e se non la vinci ci stai malissimo, intanto, e lo sforzo, è uno sforzo
positivo, non è lo sforzo del fiacco, del pigro che dice oddio, no? Questa è un po' la sfida anche morale della scuola. Abbiamo un codice quindi d'onore, 5 punti, dove che origina una pagella, anche un voto, voti precisi relativi a competenze trasversali, soft skills, anche quelle cose lì. E dentro la pagella c'è una valutazione integrata abbastanza complessa che ci fa impazzire perché teniamo conto di tantissimi aspetti che si intrecciano e vanno a cadere sulle discipline. Chiudo dicendo che per esempio il blocco delle 2 settimane di laboratorio attivo e progettuale che viene fatto con un'azienda in genere esterna, un'azienda o un istituto, l'anno scorso c'era anche l'università per esempio, o la cooperativa di disabili, ricade nella pagella, nel senso che c'è un voto, una percentuale di voto di gruppo che si spalma su delle discipline a seconda che sia stata coinvolta quella competenza. È una cosa che è impensabile nella scuola normale, come il professore di fisica che dice ma come, scusa, il 20% del mio voto mi viene da un lavoro di gruppo che io non ho dominato direttamente? Una roba, ve lo assicuro, sembra banale ma non è assolutamente così. Alberto, ti fermo perché ti ho lasciato parlare, ti ho ascoltato affascinato. D'altra parte erano cose che in parte conoscevo. Chi sono, veramente velocemente, chi sono gli insegnanti di questa scuola? Questo è un nodo chiave, perché senza le persone giuste non fai le cose giuste. Quindi proprio chiave. Poterli scegliere, perché è una scuola mista, diciamo, no? In Trentino c'è un grande... esperienze di co-governo tra pubblico e privato, questo è un terreno fertile anche lì, li scegliamo, devono avere 3 caratteristiche fondamentali. Crederci in questa visione, è ovvio, come ci diceva prima, dicevate voi, se tu non credi in un'idea non c'è niente da fare. Devono avere esperienza e clilo di lingua, perché noi insegniamo parecchio in inglese, e devono essere disponibili. Io non dico che devono avere esperienza nella didattica attiva, perché poi sai... devono però essere disponibili ad attivarla secondo delle linee precise, e la disponibilità vuol dire tantissimo. Okay. Si vede subito peraltro. Grazie Alberto. Questo. Grazie veramente. Grazie a voi. E sappiamo che il tuo liceo ha la sede a Rovereto all'interno del polo della meccatronica, quindi è anche localizzato vicino alla ricerca e all'impresa. Anche questa localizzazione dentro al cuore dello sviluppo, della crescita, è molto importante. La scuola è viva, non è un luogo istituzionale, non è più il museo di 30 anni fa, ecco, questo è molto importante. Lanciamo il nostro survey, ti ringrazio molto. Abbiamo un'altra domanda, vero Giorgia? Sì, abbiamo un'altra domanda. Scusate, anch'io ero molto affascinata dalle parole di Alberto. Lanciamo ancora una domanda per il pubblico collegato. Con la tua visione di adulto, cosa avresti dovuto imparare a scuola per facilitarti nel lavoro o nell'impresa? Ti direi che è un po' il cuore di quello che è stato detto, e direi anche da persone che stanno al di qua della formazione per gli adulti al lavoro, trovare già dei ragazzi preparati anche solo con metodologie attinenti al mondo di oggi risparmierebbe e incentiverebbe molto di più un lavoro proficuo nelle aziende di domani. Che ne dici tu, Leonardo? Dico che Alberto ci ha parlato di alcune cose, per esempio i ragazzi imparano a esercitare la loro leadership e a lavorare insieme, ma a lavorare insieme veramente, a essere in qualche modo anche vittima del lavoro di gruppo. Cioè, se il lavoro di gruppo non funziona, anche tu sei responsabile. E questo è fondamentale, il problem solving. E poi l'inglese, questo inglese che dobbiamo andare a imparare nelle scuole blasonate oppure nei soggiorni all'estero che ci stanno. Ma uscire da una scuola con già le lingue, una lingua perlomeno, una lingua così diciamo anche versatile come l'inglese, è fondamentale. Perché dobbiamo confrontarci con i ragazzi di altre nazioni europee, soprattutto del nord Europa, che parlano 2 o 3 lingue a 17-18 anni? Non è possibile, è inaccettabile, non ci sono scuse per una cosa del genere. Loro hanno fatto una scelta chiara, fanno lezioni in inglese, molte delle lezioni sono in inglese. Quindi questo è assolutamente fattibile, è importante, è fondamentale, secondo me è anche ovvio.
E la scuola si è persa qualcosa lungo la strada, un po'. Si è ancorata a un mondo classico in cui dall'alto della cattedra veniva in qualche modo trasferita conoscenza, però poi senza preoccuparsi cosa ci facciamo con la conoscenza. Assolutamente, soprattutto per il fatto che direi che siamo ancora agganciati a un contesto che ormai è già sorpassato, è già superato, non c'è più richiesto di sapere una marea di informazioni tecniche, ma c'è chiesto proprio questo ingaggio parlato e citato sia da Daniela che da Alberto, cioè il fatto che i ragazzi devono avere qualcosa dentro che li spinge e che li muove, proprio protagonisti attivi e propulsivi di conoscenza e soprattutto parte di un contesto, fanno parte di un contesto e forse questo la nostra scuola ancora deve capirlo. Okay. Che dici? Vedo che le persone che ascoltano condividono le nostre sensazioni, evidentemente si parla di conoscere bene la lingua inglese, di gestire il proprio tempo, ancora una volta di fare esperienza, ma a me ha colpito molto quella pluridisciplinarità, cioè io la interpreto come mettere insieme le conoscenze diverse e trasformarle in un'abilità. Questo è un valore, è impossibile studiare la lingua italiana, la filosofia, la storia o anche la matematica in maniera così distante. Dovremmo metterle insieme, dovremmo lavorare insieme per comprendere che comunque tra i matematici ci sono molti filosofi, o meglio, i filosofi sono anche matematici, ecco. Tanto per dirne una. Quindi vedo anche cooperazione, la cultura del fallimento. L'errore, ne parleremo un po', l'errore che fa crescere, questo terrore dell'errore, i ragazzi che arrivano a gesti estremi perché hanno preso un brutto voto a scuola, ecco, questo cattivo allenamento poi porta le persone a non essere assertive nel mondo del lavoro e tutto sommato a non dare il meglio di sé perché hanno paura di essere giudicate. Bene, Alberto ci ha emozionato. Direi che siamo giunti alla conclusione dello speech di Alberto. Grazie mille Alberto per essere stato con noi e per averci portato la tua esperienza. Grazie mille. Resta con noi, eh? Ciao. Ciao Alberto. E adesso abbiamo uno spazio internazionale. E abbiamo un video che ci arriva direttamente dall'Islanda, per ovvi motivi tecnici organizzativi non abbiamo direttamente la persona islandese collegata con noi, ma abbiamo un video che Leonardo commenterà con noi. Sì, prima di lanciare il video dovrei spiegare qualcosa che tra l'altro Alberto ha anche in qualche modo evocato. Lui ha detto che in Nigeria ha visto lavorare una scuola norvegese. Ecco, tra i modelli, perlomeno europei, che più sono affascinanti per noi che siamo qui per imparare, ci sono quelli scandinavi. La Scandinavia per qualche strano motivo è molto avanti dal punto di vista educativo, d'altra parte hanno anche tanti figli a cui badare, loro hanno un sistema di welfare che ha favorito un po' le nascite, a differenza dei paesi del sud Europa dove noi siamo un po' più restii a fare famiglie numerose. Questi modelli scandinavi sono ormai anche abbastanza noti e noi qui abbiamo voluto andare a pescare un modello molto estremo, addirittura dalla lontanissima Islanda, un'isola vicina che tocca il circolo polare artico, ma applica questo modello ispirandosi a un tipo di scuola che già veniva teorizzata in Danimarca nel XIX secolo, quindi stiamo parlando di molto tempo fa. Sapete anche che la scuola finlandese viene considerata, quindi anche la scuola finlandese viene considerata una scuola veramente innovativa e lo stesso, per esempio, so che il professor Orsi della scuola senza zaino si è formato in Finlandia, ha imparato alcune cose lì. Un altro tipo di scuola molto interessante è la New Nordic School. Questa scuola è un'istituzione che parte in Scandinavia ma poi viene esportata addirittura in India. La New Nordic School, quindi una scuola scandinava, viene esportata in India e i giovani indiani, e sappiamo quanto l'India si stia trasformando, frequentano questo ambiente di lavoro. Poi forse anche in Dubai verrà avviata questa scuola. Ecco, noi andiamo in una piccola scuola di un
un'isoletta dell'Islanda e qui abbiamo Ingiborg Omardottir, che è la preside di questa scuola, che dal salotto di casa sua ci presenta questo modello. È sempre lo stesso modello, fortemente basato sull'esperienza. Il video è in inglese, abbiamo dei sottotitoli, io alla fine farò un piccolo riassunto di quello che sentiremo. Prego. Hello. Greetings from our beautiful Flateyri, located in magnificent Vestfjords in Iceland. My name is Ingibjörg and I'm the director of Lýðskólinn á Flateyri, Flateyri Folkskúl, which I would like to introduce to you. Lýðskólinn á Flateyri was founded in 2017 on the basis of folkskúl education developed in the 19th century in Denmark. It is an answer to an increased demand for more varied options in Icelandic education. It is a relatively new thing in Iceland that people can live and study at an institution with no emphasis on traditional exams or grades or formal assessment. Our mission is based on three pillars: freedom, knowledge, and growth. Students have the freedom to learn based on their own individual criteria. The schoolwork does not revolve around exams, grades, or formal assessment, but it creates a frame and a situation where students can learn and educate themselves in a challenging environment, which at the same time is rich in support, feedback, and teamwork. Students acquire knowledge by discussing, testing, and performing. Inside experience and skill is created through introspection, cooperation, initiative, and curiosity. Students are at the center of the school community. They gain knowledge, skills, and abilities by participating in projects related to the environment, economy, society, and the culture of their microenvironment. The subjects are challenging and trying for people's mental and physical abilities. This presents a challenge which leads to transformation. The emphasis is on fellowship, introspection, self-care, and life skills where individuals respect each other and take responsibility for themselves. At Flateyri Folkskúli, people learn to view themselves, others, and life differently. The school is based on equality. Individuals within the school community are involved in shaping and figuring out things together. For this, the main focus is on collective responsibility, awareness, and activity. The most important factor in the school existence and thriving is the community of Flateyri and its fjord. Flateyri has only about 200 permanent residents. The school, therefore, plays a unique, stimulating role in the social life and also provides an economic boost for local businesses. An important role of the school is to show students that it is possible, vital, healthy, and enriching to have a fulfilling, sustainable, and meaningful life in a small community in a pristine natural environment. After finishing the school, several of the former students decided to settle in Flateyri permanently and to found job opportunities in the area. Students learn a lot from living and working together. By sharing their living arrangement, students get to know one another in ways they wouldn't during normal school hours. This also teaches the individual a great deal about themselves. Therefore, the skills that are shaped the most are self-discovery, confidence, and ability to share. It has been proved that young people who have dropped out of traditional schools benefit considerably from studying at a folk school, and the chances of them returning to study at a higher level increases considerably. Studying at a folk school also plays an active role in helping dropout students, as well as unemployed people and those who undergo job rehabilitation, to keep active and increase the chances of getting a job by using curriculum and the community offered by the school. Our
main challenge is the weather, which can be harsh, and the main strength is the trust. So thank you for inviting us to talk to you. You're always welcome to visit us in our beautiful flattery. Ciao! Ok, qui il modello è veramente innovativo. Innanzitutto questa è una scuola di orientamento, è una scuola in cui i teenager dai 18-19 anni e in poi possono entrare dopo aver fatto una scuola superiore o in caso di abbandono del percorso scolastico tradizionale. La scuola tende a costruire cittadini. E i programmi sono evidentemente basati sull'autoapprendimento, le persone scelgono cosa studiare, ma in particolare le attività tendono a poggiare sui temi importanti per tutta la comunità, l'economia, aspetti sociali e ovviamente l'ambiente. L'Islanda è un paese che offre veramente poco, a parte il fatto che è un paese bellissimo, è interessantissimo dal punto di vista naturalistico, turistico, però evidentemente i ragazzi hanno bisogno di essere stimolati a restare piuttosto che lanciarsi come globetrotter nel mondo, e questo è uno degli interessi della scuola: mantenere l'interesse sul territorio, far scoprire cosa loro possono fare di utile e significativo anche senza volar via. Il percorso ovviamente si basa su due aspetti fondamentali. Uno, conosci te stesso, awareness, consapevolezza. Imparare a conoscere se stessi e soprattutto imparare a farlo vivendo insieme agli altri, perché qui si vive insieme, si sta insieme un anno su un'isoletta dell'Islanda, quindi pensate, una sorta di isolamento, però si esplorano tutte le arti e le scienze umane, nel senso che il percorso è proprio un percorso di scoperta, è molto vicino al lavoro che facciamo noi formatori che si dedicano alla formazione attiva o esperienziale. E quindi i ragazzi crescono, in sostanza crescono, e quando poi decidono di uscire e entrare nel mondo del lavoro, evidentemente sono più preparati, evidentemente sanno scegliere una facoltà universitaria in maniera un po' più convinta, oppure lanciarsi nella loro impresa privata, perché no, semplicemente essere dei dipendenti, ma esserlo con una passione completamente diversa da quella che normalmente si può avere in una situazione del genere. Ecco, anche il modello dell'orientamento un pochino manca nelle nostre scuole. I ragazzi arrivano alla maturità, l'esame di Stato una volta si chiamava, solo chiamarlo così, l'esame di Stato è già terrificante, fa pensare a un burrone oltre il quale poi c'è il vuoto. Effettivamente superano l'esame, poi quando incontri un ragazzo di 18, 19, 20 anni e gli chiedi cosa farai ora, e spesso rispondono, ma non lo so, o faccio economia o faccio medicina. Mi è capitato proprio lo scorso agosto. Ecco, sì, ok, ci sta che uno può essere, non essere pronto, ma forse dovremmo essere un pochino più capaci di preparare delle persone che entrano consapevoli nel mondo del lavoro e magari decidano che l'università tradizionale non è fa per loro, ma prendano una strada convinti e mettano su quella strada le loro migliori energie. Io credo che questo gli scandinavi lo sanno far bene, e questa scuola islandese ci dimostra come un'idea che loro chiamano popolare, loro la chiamano la folkskola, la scuola del popolo, un'idea popolare possa diventare poi uno strumento educativo che in qualche modo sopperisce anche a delle carenze che può avere un territorio così complesso, difficile, come può essere quello dell'Islanda. Ora io penso a alcune zone del nostro meraviglioso sud, alle isole, dove evidentemente tenere le persone lì sul posto, farle lavorare lì, farle cercare lì, farle costruire lì impresa non è semplice. Ecco, chissà che un modello di orientamento di questo tipo non possa dare una mano e soprattutto non possa far crescere i ragazzi e per esempio tenerli lontani da piaghe sociali come l'alcol che l'Islanda ha vissuto. E ha fatto poi un progetto di 14 anni per togliere i ragazzi dalla bottiglia e ci sono riusciti, lo hanno fatto proprio con questo sistema educativo e soprattutto anche con lo sport. Bene, non voglio andare troppo fuori strada, Giorgia, però ecco, affascinante. L'Islanda è un paese lontano, ma tutto da scoprire. Vogliamo lanciare il nostro terzo survey? Assolutamente sì. Vai. Lanciamo la nostra terza richiesta di opinioni al pubblico a casa,
Hai un'idea di quale sia la spesa pubblica in Italia per l'istruzione? Anche qua parliamo di fattori economici non indifferenti. Sono stata anch'io colpita dal video di Leonardo, soprattutto per la consapevolezza, come questa scuola aiuta alla consapevolezza del ragazzo di se stesso, che da psicologa io devo dire è fondamentale anche e soprattutto nel mondo del lavoro, ma in generale nel mondo degli adulti, tante volte alcuni problemi si nascondono proprio perché manca la consapevolezza di se stessi e che questo quindi dopo ti porta a fare scelte anche errate e sbagliate, certo. Compreso quello di un lavoro, certo. O di un percorso di formazione che magari non appartiene prettamente a se stessi. E noi tendiamo a proteggere un po' i nostri figli, un po' meno degli scandinavi. Gli scandinavi magari sono un po' più portati a lasciarli andare, a lasciarli uscire di casa. A 16 anni un ragazzo scandinavo è in generale più maturo di un ragazzo che vive a queste latitudini, ma ad ogni modo, oltre l'awareness, quindi la consapevolezza, a me colpisce un dato. Quello che Ingeborg dice, basiamo tutto sulla fiducia. Ecco, la fiducia è un collante della società, noi stiamo perdendo un po' fiducia, diciamo la verità, l'autorità è un po' decaduta, ci crediamo sempre meno, c'è un grande senso critico nei confronti degli insegnanti e la fiducia in se stesso è poi riflesso anche di questo non aver fiducia nella società. Vediamo i dati come sono usciti. Eccoci qui. Allora, per il 46% spendiamo 66 miliardi, segue di pochissimo 30 miliardi, praticamente pochissime persone hanno optato per i 107 miliardi. Ok, non svegliamo subito la cosa. Assolutamente. Mi piacerebbe farvi notare quanti soldini sono questi. Non è uno scherzo. La scuola pubblica è un regalo che ci facciamo che è veramente pesante dal punto di vista economico. Comunque vada, sono sempre tantissimi soldi. E noi dobbiamo ringraziare di avere una scuola pubblica che comunque in qualche modo può migliorare, ha un ampio margine di miglioramento. Ora, il dato, vedo che le persone si dividono tra 30 miliardi e 66 miliardi, praticamente una cifra è il doppio dell'altra. In realtà non abbiamo veramente idea di quello che ci costi, che costi alla comunità mandare i ragazzi a scuola e forse neanche i ragazzi lo sanno. Bene, cominciamo dal dato di 107 miliardi, quello è quello che spende l'Inghilterra, la Gran Bretagna. Ogni anno loro spendono questo. Non vi nego che l'Italia è un po' il fanalino di coda dei paesi più industrializzati. Noi destiniamo una parte di PIL molto inferiore a quello che destina la Francia, la Germania e l'Inghilterra. Dovremmo fare meglio, però dovremmo anche esserne consapevoli e quindi prenderci cura di questo investimento. Il dato che riguarda l'Italia è 66 miliardi, questo è il dato del 2017. Nel 2017 abbiamo speso 66 miliardi per garantire l'istruzione pubblica. È una cifra veramente importante e dobbiamo prendercene cura, secondo me, e capire che anche se non è sufficiente, già ci costa tantissimo e allora dobbiamo migliorare quello che abbiamo. Questa è la mia riflessione. Assolutamente, grazie mille. Grazie mille anche a tutti voi che siete intervenuti nei sondaggi. E, direi che a questo punto abbiamo ascoltato tanto, abbiamo appreso tanto, come si suol dire abbiamo messo molta carne al fuoco. E, forse è giusto che facciamo una piccola sintesi di quello che abbiamo ascoltato. Anche per mettere un po' ordine, visto che siamo usciti un po' dal tradizionale modo di concepire la formazione a scuola. Cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato dei modelli di formazione a scuola nei cicli scolastici che esistono oggi. L'abbiamo fatto, come vi dicevo, nell'incipit, andando a seguire delle tappe che fisicamente i ragazzi fanno, che toccano con mano. Quindi siamo partiti dalla scuola primaria con Daniela, per passare poi con Alberto al liceo.
quindi alla preparazione al diploma, e siamo passati poi con la visione islandese nella fase di orientamento per l'ingresso al lavoro. E abbiamo quindi avuto la possibilità di uscire dalla nostra comfort zone, abbiamo ampliato i nostri orizzonti, siamo andati appunto nel non tradizionale, l'abbiamo capito più e più volte. In questi modelli, ascoltate cosa abbiamo capito, che il concetto di formazione è stato rivisto e ribaltato da quello che abbiamo noi che ci portiamo da tanti anni. E, il ragazzo, il giovane, il bambino non è contenitore sterile di un sacco di informazioni tecniche, ma è portatore, generatore di conoscenze, di competenze, posto al centro di un contesto, un sistema aperto, immerso nelle relazioni, continuamente in scambio tra le diverse parti. E tutto ciò permette i giovani di essere guidati nella consapevolezza e quindi nella costruzione di sia competenze tecniche, ma soprattutto di competenze soft, quelle che sono tanto preziose e richieste oggi. Direi che la sfida della mattinata che c'era stata posta, cioè quella di capire come guidare i giovani nello sviluppo delle soft skills, l'abbiamo pienamente colta, l'abbiamo pienamente analizzata. Abbiamo capito che in primis tutto questo si può fare, possiamo aiutare i ragazzi in questo, che esistono già dei modelli e dei metodi per farlo, e abbiamo ascoltato degli strumenti importanti, dei metodi importanti all'interno di modelli innovativi nella formazione che preparano al futuro i giovani di domani. E ora, Leonardo, direi che ti lascio lo spazio interamente dedicato al dibattito che si apre al mondo delle imprese, che si apre quindi a voi che siete collegati, e vi lascerò la parola e spazio nella Lab Room condotta interamente e gestita da te. Grazie Giorgio, hai riassunto magnificamente quello che abbiamo ascoltato, mi è piaciuto molto. Ora tocca a me. Premetto che questa che condividerò con voi è una mia visione di come sono andate le cose. Io sono abbastanza appassionato di aspetti che riguardano la storia, quindi per me è sempre interessante andare a guardare il passato, perché in questo modo ho un'idea della strada che ho fatto per arrivare fin qui. E quella, la domanda che mi sono fatto quando Marina mi ha chiamato è stata questa: perché la scuola è così come la vediamo oggi? Ora, io non sono uno storico della scuola, però sono andato a guardare un po' qual è stata l'origine della forma che oggi ha la nostra scuola, e qui la voglio condividere con voi, insieme a delle critiche che sono state fatte nel corso del XX secolo a questo modo di concepirla. Evidentemente queste critiche vengono molto dal modello anglosassone, che l'ha interpretata un po' diversamente. Ci tengo a dire una cosa: non è solo la scuola italiana così come la vediamo. Certo, noi abbiamo delle difficoltà oggettive dovute a delle situazioni di tipo anche ideologico, che andremo a esplorare tra poco, e che hanno influenzato tutte le varie riforme che si sono in qualche modo susseguite nel corso degli anni. Ci sono state delle riforme e controriforme, ma poi sono franate miseramente dietro a quella che dovrebbe sempre spaventarci, perché è una macchina infernale, quella della burocrazia, dentro la quale facilmente si può alzare una cortina fumogena e far andare in prescrizione delle cose che dovevano essere fatte. Detto questo, faremo questo viaggio insieme. Ripeto, c'è molto di mio in questo, speriamo che non offenda nessuno, soprattutto i rappresentanti della scuola che sono qui presenti. È la visione di chi frequenta i sistemi sociali ridotti, le aziende, e quindi si chiede: ma cosa potrebbe essere fatto in un sistema sociale come è la scuola? Vediamo, io ho delle slide qui. Vi lancio la palla portandomi a questa immagine. Nel 1992 io mi trovavo, per motivi di lavoro, un lavoro giovanile, in Kenya, in un bellissimo posto sulle rive dell'Oceano Indiano, e mi stavo costretto a questo posto, e quindi quando potevo mi avventuravo nelle zone rurali,
E una volta correndo proprio in mezzo alla campagna, forse anche nella mia follia giovanile, perché magari poteva essere anche pericoloso, siamo sempre in Africa, mi ritrovo davanti a un edificio fatto di mattoni molto grezzi. Non è questa la foto, questa è una foto che ho trovato online, però rappresenta moltissimo ciò che ho vissuto in quel momento. E mi sono affacciato alla porta, ovviamente l'edificio non aveva né finestre né porte, e dentro c'erano più di 40 bambini, tutti vestiti con queste divise intonse, queste divise colorate, erano rosa anche quelle, e spesso rattoppate, ma di una pulizia incredibile, tenute come se fossero dei gioielli e indossate con grande orgoglio. Molti di questi bambini non indossavano scarpe. Ho scoperto dopo che le scarpe in quel paese, almeno nel 92, si cominciavano ad avere a 12-13 anni, prima usavi quello che la natura ti aveva dato. Ecco, entrando in questa classe l'insegnante mi ha guardato stupito, chi è questo che arriva qua? E io mi sono aspettato che mi mettessero alla porta, invece tutti i bambini sorridenti mi hanno accolto. E l'insegnante ha chiesto ai bambini di salutarmi e mi hanno salutato con questo Abari Buana. Ciao signore, ciao, salve signore. E, ho ancora i brividi al pensiero e anche una forte emozione. L'insegnante mi ha chiesto se volevo rimanere e osservare la lezione. Mi ha chiesto prima di tutto chi fossi. Ero vestito con pantaloncini corti e una maglietta, insomma. Stavo facendo jogging, immaginate, insomma, non potevano esserci dubbi, non ero certamente un ispettore. E lui mi ha fatto sedere, io ho osservato la loro lezione e incredibile la disciplina, la partecipazione, i sorrisi. Guardate, sono in quattro in un banco, i banchi spesso sono tre pezzi di legno costruiti insieme. Ecco, io vi racconto questa esperienza perché sono uscito da lì con un pensiero giovanile, che dice, ma è possibile che noi non abbiamo ancora capito quanto siamo fortunati a poterci permettere la scuola che abbiamo. Possibile che diamo per scontato di avere un banco, 25 persone in aula, una lavagna, degli insegnanti, il bagno. Sapete, l'ultima cosa che vi dico su questa esperienza è che alcuni di questi bambini per andare a scuola ogni mattina facevano 7-8 chilometri a piedi. Io ho detto che non era possibile e l'insegnante mi ha detto partono di notte. Ecco, è qualcosa da brividi. Hanno capito che la scuola per loro era la possibilità di fare il salto di classe. Forse ci manca questo, non ci crediamo più, non pensiamo che la scuola ci possa fare un salto. Allora io prendo spunto da questa storia e torno indietro nel tempo, torno a ciò che dovremmo tutti concepire e sapere. A mio giudizio è molto importante che si ponga l'attenzione su questi quattro momenti della nostra storia, piuttosto recente, la storia moderna, ossia le quattro rivoluzioni industriali. La prima delle rivoluzioni industriali, mi sposto un po' così si vede bene, è nel 1780, quando arriva la macchina a vapore. Ovviamente immaginate cosa significa automazione in un mondo che veste ancora le parrucche, dove non esiste l'acqua corrente, dove esistono ancora i sovrani, illuminati o meno, e dove c'è una forte suddivisione del popolo in classi. Ecco, la macchina a vapore porta un enorme cambiamento e effettivamente anche lo sfruttamento questa volta organizzato di determinate classi che vendono il loro lavoro e lo mettono a disposizione dei primissimi imprenditori. Dopo circa 100 anni abbiamo la seconda rivoluzione industriale che arriva insieme a due cose, al motore a scoppio e all'elettricità. È la fisica che innesta la seconda rivoluzione industriale e qui si innestano due pensieri, due filosofie che ci accompagnano ancora oggi, che sono vive nelle aziende, dove io passo gran parte del mio tempo professionale, quella del Fordismo e del Taylorismo. Andiamo forse
posso farvelo vedere da questa slide, poi torniamo indietro. Ecco, questi due signori, Taylor e Ford, hanno capito subito che possono puntare sull'efficacia e l'efficienza dei sistemi produttivi e quindi cominciano a fare delle cose. Da una parte il taylorismo a specializzare il lavoro, il fordismo a costruire la catena di montaggio. Ecco, questi due pensieri puntano tutto all'efficienza e l'efficacia, in sostanza a fare più soldi con l'impresa. È giusto così, ma questo può anche portare dei benefici alla popolazione, perché chiaramente impiega più persone, garantisce a più persone la possibilità per esempio di avere un'istruzione, ma crea anche per esempio un grandissimo spostamento dalle campagne verso le città, quindi le città cambiano e le campagne si spopolano. E su cosa si basa? Si basa su questi elementi qui: organizza e specializza, comanda e controlla, misura e cresci. Nasce anche la leadership come la intendiamo oggi, cioè il responsabile, di reparto, il responsabile di catena, il responsabile di impianto. E il responsabile è una persona autorevole ma anche autoritaria, che comanda e controlla. Soprattutto tutto viene misurato al fine di crescere. Ecco, questa è ciò che nasce dalla seconda rivoluzione industriale e ovviamente si sviluppa nei primi del XX secolo, quando l'Europa era stata colpita da un'incredibile prima guerra mondiale e quindi l'impresa, sapete che quando c'è una guerra l'impresa comincia a fiorire. Purtroppo l'impresa bellica è servita a attirare tutte le altre produzioni connesse. E comunque la guerra finisce, la guerra alla fine finisce, sapete, è finita con la pandemia, tra l'altro, quindi ricordiamoci anche come paese noi abbiamo subito la prima guerra mondiale, più o meno l'abbiamo vinta, o meglio l'abbiamo vinta, ma il prezzo è stato veramente alto, 600.000 morti se non erro. Poi arriva la pandemia e siamo un po' in difficoltà come popolo. Vediamo dopo come sarà l'Italia di quel tempo. Ma vorrei concludere la panoramica sulle rivoluzioni industriali. Passano altri 100 anni e arriva il computer. Computer e telecomunicazioni. Impariamo in qualche modo a comunicare in maniera efficace senza fisicità. E questo è fondamentale per fare un ulteriore salto di qualità. Inizia la prima tentativa di automazione, ma comunque qui prende il sopravvento quello che è il colletto bianco. Ossia le aziende hanno bisogno di tante persone che gestiscano il back office, che facciano la parte non prettamente produttiva. E lo possono fare facilmente grazie proprio agli strumenti di telecomunicazione. Questa volta passano solo 30 anni. All'inizio degli anni 2000, con l'avvento di internet, internet arriva alla fine degli anni 90, ma si sviluppa all'inizio degli anni 2000, noi abbiamo un'ulteriore rivoluzione industriale, quella del web, la rivoluzione che sta portando l'atomo a trasformarsi in byte, la perdita della corporalità della produzione e soprattutto l'illusione della sconfitta delle variabili di spazio e tempo. Però chiaramente ognuna di queste rivoluzioni implica avere persone che pensano in maniera diversa, non solo preparate in maniera diversa, ma che pensino in maniera diversa. Ecco, il fatto è che probabilmente noi siamo ancora molto ancorati alla seconda rivoluzione industriale, o meglio la scuola nasce un po' in questa situazione. Andiamo a vedere di cosa sto parlando. Ecco, siamo negli anni 20. Li riconoscete questi due signori? Se ne sente tanto parlare, però non credo che molti abbiano visto la loro immagine. Guardate che immagini austere. Sono due liberali. Uno forse possiamo definirlo leggermente più orientato a sinistra, l'altro sicuramente orientato a destra. Due liberali, sono due filosofi. Due filosofi. Sono loro che hanno costruito col loro pensiero, anche col loro idealismo, la scuola come la conosciamo noi, che poi ha tentato delle trasformazioni, però fondamentalmente è rimasta ancorata a quei principi iniziali, fondativi della scuola. Abbiamo Gentile e Croce. Ecco, Croce è ministro della pubblica istruzione dell'ultimo governo Giolitti, e è quello che imposta un pochino l'idea di scuola contemporanea per l'epoca, siamo negli anni 20.
D'Annunzio è stato appena bombardato nella sua utopia di Fiume e l'Italia sta cercando di rialzarsi, perché è vero che ha vinto la guerra ma ne è uscita piuttosto ammaccata e ha bisogno di tante cose. La prima cosa è l'alfabetizzazione. L'alfabetizzazione, sappiate che all'epoca il 27% della popolazione è completamente analfabeta. Una persona su tre non sa leggere e scrivere. E questo è una piaga, soprattutto per un paese che vuole sedersi al tavolo con paesi più evoluti, all'epoca più evoluti. Croce imposta la riforma e la passa a Gentile, che non sconvolge completamente il suo lavoro, però la struttura e si impegna nel primo governo Mussolini per realizzare una riforma corposa, una riforma forte, in cui aggiunge all'alfabetismo anche altri due elementi importanti, la disciplina e l'efficienza. Ma la disciplina non è solo la disciplina dello studente, quella c'era già prima. Se torniamo all'epoca del Libro Cuore, torniamo a quei personaggi, no? Vi ricordate la maestrina, la penna rossa, Garrone, quelle storie di severità, di bacchette, eccetera. No, la disciplina intesa proprio come organizzazione disciplinata della scuola. E quindi non solo la disciplina per gli studenti, ma anche per il corpo docente, anche per gli amministratori. Punta moltissimo a questo. E poi, siccome ci sono tante persone da dover portare a scuola, tantissime persone, dobbiamo lavorare sull'efficienza. E l'efficienza comporta ovviamente dei rischi. Ecco, evidentemente la scuola fino a quel momento era organizzata in un certo modo. In alcuni centri c'erano delle scuole che ospitavano una persona che faceva la terza elementare, una alla quarta e una alla quinta elementare. Quindi la classe era mista e l'insegnante cercava di barcamenarsi nel seguire gli studenti in questo modo. Ora si tende a costruire un nuovo tipo di scuola in cui per esempio ci siano classi dedicate al ciclo di studio e soprattutto si vanno a toccare tanti temi delicati che alla fine questi due signori sono dei filosofi, partono con un forte idealismo ma poi vengono influenzati dalle circostanze sociali, politiche, economiche che portano a dover prendere delle scelte, quindi danno forma alla nostra scuola e vediamo che cosa va in qualche modo a influenzare la scuola. Allora, ci sono delle cose importanti, un dato per esempio, apparentemente sembra non essere collegato con lo studio, ma lo è in effetti, l'85% della popolazione non ha l'acqua corrente. È un paese retrogrado, un paese non sviluppato e sta tentando di fare una rivoluzione, costruire una scuola innovativa in un paese dove però mancano ancora tantissime cose. Uno dei problemi fondamentali è portare a scuola le persone dalle campagne, prima di tutto perché papà non vuole privarsi delle braccia valenti di uno dei suoi figli. Quindi già bisogna convincerli a lasciare andare i ragazzi, ma poi c'è anche un altro problema. Nelle campagne le scuole non ci sono e se ci sono sono lontane. E pare che i nostri ragazzi non siano così portati come quelli africani a fare 7-10 km a piedi per andare a scuola. Detto questo, qualcuno lo fa, è chiaro, però la partenza per le zone rurali è molto molto difficile. Diciamo che alcuni commentatori dicono che è stato un fallimento. La scuola vuole essere democratica, vuole essere popolare, vuole arrivare a tutti, ma già così non arriva a tutti. Poi ci sono altri elementi molto interessanti, a mio giudizio. Innanzitutto quella spinta borghese, usato per definire proprio la spinta della borghesia, non come diminuire il valore di ciò che la borghesia ha fatto in Italia, perché era la borghesia che poi sviluppava l'impresa, ma la spinta borghese a puntare sulla costruzione di una classe dirigente. Molto nobile questa idea. Cioè mandiamo le persone a scuola per diventare poi classe dirigente del futuro nell'impresa, ma anche nel governo del paese. Solo che questa spinta borghese a costruire una classe dirigente si scontra con le ideologie. Fino a quel momento la scuola è stata patrimonio delle congregazioni religiose. La scuola è stata governata dalla Chiesa, che evidentemente ha anche in qualche modo ha scelto un pensiero cattolico
che era molto connesso a ciò che effettivamente veniva studiato a scuola. In questo momento, nel 1917, c'è stata la rivoluzione in Russia e c'è un partito che sta emergendo. In Italia è molto forte e si sta sviluppando, quindi questa contrapposizione, questo Don Camillo e Peppone, per capirci, porta una grossa pressione su chi sta costruendo la scuola, mattone per mattone. E viene tirato da una parte e dall'altra. Certo, la tendenza qual è? Quella a tenere il pericolo rosso più lontano possibile dall'educazione, ma questo ovviamente solo dal punto di vista ideologico. Questa conflittualità viene poi riversata nella scuola, in qualche modo influisce su quello che viene fatto all'interno dei programmi scolastici. E una cosa molto importante è che c'è anche una spinta generata dalle avanguardie, ossia da quel pensiero, per esempio il pensiero futurista, che vorrebbe effettivamente una scuola dinamica, una scuola diversa, però anche lì le avanguardie si scontrano con i principi nazionalistici che stanno emergendo in Italia in quel periodo e non solo, e quindi vengono un po' queste spinte all'innovazione, al cambiamento, alla velocità, al movimento, vengono un po' annacquate da principi che riguardano la patria, la nazione, il credo, la classicità e persino l'igiene, vengono date norme anche igieniche. Io ricordo i libri scolastici di mia nonna che avevo in casa, copertina blu, scritta in oro e queste pagine ingiallite con questa pedagogia pesante e soprattutto anche in alcuni casi un certo revisionismo storico. Tutto faceva parte della cultura di quel tempo. Ora, io saluto Giovanni Gentile e Benedetto Croce e voglio andare qua. Scusate, prima voglio anticiparvi questo. Questa è la mia classe delle elementari. Sfido chiunque a trovarmi in questa immagine, anzi, cercate di non farlo. Bene, io ho messo questa foto perché io non è che sia andato a scuola tantissimi anni fa, diciamo che non sono pochi, io ho 53 anni, quindi più di 40 anni fa facevo le elementari, ok? 45-47 anni fa. Ecco, vorrei raccontare qualcosa di questa esperienza, perché quel banco lì che vedete, io lo avevo. Io avevo il banco che si apriva col buco del calamaio. Cioè, quando ci penso, mi viene la pelle d'oca, perché io sono entrato come protagonista del mio apprendimento in una scuola che era già antica, era già vecchia. Mi ricordo assolutamente, portavamo i pantaloncini corti nella stagione estiva, ricordo proprio la sensazione delle schegge di legno che ti entravano nelle gambe, perché il banco era rovinato, onestamente. Non è che sono andato in una scuola devastata, posso anche dirlo, era la Fratelli Bandiera di Roma, Piazza Bologna, una scuola proprio tradizionale al massimo. E avevo la cartella sulle spalle, portavo questa cartella, volevo mettere anche il cancellino, che era sempre stata una cosa interessante da lanciare, perché quando colpivi un compagno sul grembiule era molto interessante vedere la macchia di gesso che si apriva, no? Era molto affascinante. Ecco, perché vi metto questo? Perché la mia maestra, nell'ora d'aria, perché avevamo un'ora d'aria, noi andavamo nel cortile, ci faceva marciare. Noi marciavamo, guardavamo la bandiera e cantavamo, e la bandiera del tricolore è sempre stata la più bella. Cioè, oggi raccontare questo mi sembra una cosa incredibile. Cioè, io ho costruito la mia educazione su questo tipo di scuola. Pensate, il modello è sicuramente cambiato, però questo è alla base di quello che ha portato poi la scuola ad essere quello che è. Allora, andiamo a vedere un attimo cosa è successo. Vado su questa slide qua, scusate. Disciplina, efficienza, alfabetismo, da una parte hanno soddisfatto la borghesia, hanno avuto le nuove leve per la classe dirigente, le persone avevano un titolo di studio e con quel titolo di studio si accedeva ad un lavoro, un buon lavoro. Ecco. Nello stesso tempo la scuola si è trasformata in un organismo centralista e burocratico, in cui tutto viene governato dal centro e in cui la responsabilità del singolo, all'epoca non si chiamavano dirigenti scolastici, ma penso presidi e direttori, era una responsabilità piuttosto limitata. Oggi con le riforme abbiamo il dirigente scolastico che evidentemente si può permettere più cose, però mi chiedo, e spero di non offendere nessuno, quanto si prendono i rischi i dirigenti scolastici?
quanto il dirigente scolastico affronta l'innovazione con uno spirito passionale e quanto invece dice ma se rimane così è quello che vuole il Ministero e tutto sommato va bene. Ecco, scusate se voglio un po' provocare la vostra riflessione, ma io credo che sia importante ricordarci da dove siamo partiti. Poi nel corso della storia della scuola italiana ci sono stati tanti cambiamenti, tanti tentativi di riforme. Non voglio andare molto lontano, andiamo negli anni 90, la riforma Berlinguer, ma se vogliamo anche quella della Moratti, hanno portato innovazione, ma poi di quello che si è scritto, di quello che si è deciso, cosa effettivamente è stato fatto? Io ho notizie durante la pandemia di molte scuole che si sono letteralmente bloccate, perché aspettavano istruzioni, aspettavano linee guida, ma altre no. Altre non si sono bloccate, altre, e sto parlando di scuola pubblica, hanno fatto. L'iniziativa del singolo docente è stata spalleggiata, il docente è stato anche protetto, magari ha sbagliato ma ha cercato di fare delle cose per cambiare. Quindi c'è una possibilità di scegliere, non ci facciamo raccontare storie. Non voglio essere troppo tranchant, ma credo che la responsabilità individuale nel governo della scuola è molto, molto alta. Ad ogni modo, quello che troviamo adesso a seguito di quella riforma di cui parlavamo è che abbiamo, all'inizio avevamo i percorsi professionali, professionalizzanti e quelli culturali completamente separati. Ok, o sai fare con le mani o sai fare con la testa, cosa che fortunatamente è stata colmata. Inoltre avevamo un'idea elitaria del risultato, il voto. Il voto, io nella mia scuola elementare ho preso lo zero spaccato. E mi veniva, sembra uno scherzo, ma mi ricordo l'insegnante che lanciava il quaderno verso la porta d'ingresso dell'aula. Cioè, roba da libro cuore, veramente. Comunque mi sono laureato, ho fatto 3 master, è andata bene lo stesso, forse li devo ringraziare per questo trattamento, chi lo sa. La bocciatura è un altro elemento, ti boccio, ti giudico. È un elemento fondamentale perché una volta poi era molto drammatico essere bocciati, poteva significare perdere la possibilità di andare a scuola. Inoltre l'abbiamo già detto, la scarsissima libertà per il docente di uscire dallo schema educativo senza chiedere un'autorizzazione, non solo in Italia, attenzione, anche in Germania, anche in Spagna, evidentemente anche un po' legato ai governi di quei paesi che avevano un controllo forte sugli aspetti educativi. E infine, come vi ho detto, l'affallimento della gestione nei piccoli centri rurali. Ecco, mi sembra un po' una galoppata quella che stiamo facendo insieme, ma abbiamo visto come la scuola è diventata quello che è diventata e abbiamo visto anche che ci abbiamo provato a fare delle riforme, però poi forse gli aspetti burocratici hanno fatto fallire queste riforme. E in sostanza diciamo che esiste un survey internazionale, purtroppo non ne ricordo il nome, mi spiace molto, ma che valuta l'opinione che ha il pubblico degli insegnanti nei vari paesi del mondo. Ecco, gli insegnanti italiani hanno, rispetto alla valutazione che ne fa il pubblico, hanno un livello molto basso. Attenzione, non fraintendetemi, non sto dicendo che non siano bravi, sono molto bravi, ma l'opinione pubblica li ritiene impreparati. Ecco, questa mancanza di fiducia è poi quello che porta tutto il sistema ad ammalarsi. Il ragazzo ascolta a casa certe cose, va a scuola e mette in dubbio che la persona che gli parla sia una persona che abbia l'autorevolezza per essere lì. Questo non deve più succedere, questo deve cambiare. Questi 3 signori che ho scelto tra tanti sono 3 eruditi, filosofi, educatori, che li ho scelti perché mi hanno accompagnato anche nella mia esperienza di formazione. Io educo gli adulti, quindi devo imparare anche un po' di pedagogia. E questi signori che appartengono al mondo anglosassone evidentemente hanno fatto critiche feroci alla scuola in tempi diversi. Dewey lo conoscono in molti. Dewey ci ha parlato di esperienza, ancora una volta, del valore del fare, lo vedremo tra poco nel dettaglio. Illich, un anarcoide, ecco, Illich è un po' un rivoluzionario, uno che ha detto se dobbiamo farla così aboliamo la scuola non serve, la scuola danneggia le persone. Ecco, un pensiero molto più radicale. E poi un pensiero liberal come quello di Ken Robinson, che è recentemente deceduto, proprio quest'anno,
un campione del TEDx, i suoi video sono stati visti da milioni di persone, educatore, insegnante lui stesso, e lui ci parla di creatività e dice guardate che così stiamo ammazzando la creatività dei ragazzi. Ecco, vorrei andare nel particolare. Allora partiamo da Dewey. Dewey dice diamo la possibilità ai ragazzi di imparare dagli errori, facciamoli fare. Attenzione, questa roba del fare non deve farci pensare che escluda il beneficio che ha la teoria sulla formazione di una persona, ma Alberto Garnica mi pare che ce l'ha spiegato, cioè risolvere problemi ma non fine a se stessi, oppure provare a mettersi nei panni di chi deve risolvere un problema e quindi affrontare qualcosa di pratico, di pragmatico. D'altra parte faccio un volo pindarico e torno a Maria Montessori. Maria Montessori ha insegnato a lasciar fare i bambini. Fateli fare, fateli imparare, fateli sbagliare. Ogni volta che vi sostituite a loro, loro perdono un'opportunità. Oltretutto nella tenera età il cervello è ancora in forte sviluppo. E quindi immaginate il danno che possiamo fare. Ecco, Dewey ci dice, e su questo viene costruita la scuola anglosassone, quindi le scuole anglosassoni dove si studia leadership e teamwork vengono costruite sul pensiero di Dewey. Teoria e pratica insieme. Ok. Andiamo a Illich, qui abbiamo un personaggio controverso, un personaggio che usa il piccone e dice che la scuola non è lì per formare, ma è un prodotto di consumo e di condizionamento sociale. Mi vengono in mente le immagini del video di The Wall, dei Pink Floyd, quelle immagini in cui mostrano come la scuola in batteria costruisce menti che possono pensare ma che devono pensare entro certi limiti. Ecco, è chiaramente un pensiero un po' radicale e forse anche un po' esagerata la sua visione, però in definitiva Illich ci dice aboliamo i voti, aboliamo le materie, lasciamo che i ragazzi scelgano e soprattutto aboliamo i diplomi perché non sono quelli a garantire la formazione del singolo. E infine Robinson, questo fatto che essere creativi e lasciare spazio ai ragazzi affinché possano esercitare il loro pensiero anche antagonista non deve essere in contrasto col concetto di disciplina, assolutamente, non dobbiamo pensare che questo significa giocare a calcio nei corridoi della scuola perché sono creativo, oppure mi seggo per terra perché sono creativo. Diciamo che la creatività può essere stimolata soprattutto lavorando sulla curiosità e sul talento individuale. Ecco, Robinson è uno dei teorici della scelta delle materie da studiare. Questo è un filone molto aperto che si sta evidentemente diffondendo soprattutto nel nord Europa, cioè lasciare gran parte del programma scolastico alla scelta del singolo, in modo che lo studente possa scegliere cosa studiare già prima dell'università e quindi un sistema rivoluzionario e completamente nuovo. Ora vi porto queste critiche perché se noi ne cogliessimo almeno in parte il contenuto, evidentemente potremmo avventurarci verso una scuola nuova, forse senza neanche rivoluzionare quello che abbiamo, ma semplicemente riformandolo. Allora, adesso vorrei far lavorare un po' voi. Sicuramente qualcuno di quelli che ci stanno seguendo riconosce la piramide in questa slide. È una piramide che non esisteva nel 1920, ce l'ho scritto io, lo studente del 1920. È una piramide che il psicologo sociologo Maslow traccia come modello nel 1954, poi ci ha anche ripensato un po', ha detto che tutto sommato non era così corretta come lui l'aveva pensata. La piramide ci dice che i bisogni della persona sono in qualche modo progressivi, ossia una persona si comporta al fine, agisce al fine di soddisfare prima di tutti i suoi bisogni fisiologici, mangiare, bere, dormire, poi la sicurezza, per garantire la sicurezza a sé e alle sue persone, poi ci sono i bisogni di relazione, quelli sociali, infine l'autostima e poi l'io, non ben tracciato all'epoca, poi Maslow torna e parla di autorealizzazione, quindi ragione di essere, mettere in evidenza, portare le proprie energie alla propria ragione di essere. Ecco, lui diceva che è impossibile occuparsi di bisogni alti se prima non abbiamo completamente soddisfatto quelli bassi.
bassi solamente in ordine di apparizione, perché evidentemente i bisogni fisiologici sono primari per l'uomo. Ecco, io vi propongo un altro modello in cui metto al centro l'io. Perché metto il vertice della piramide? Perché oggettivamente in questa società contemporanea noi abbiamo soddisfatto tutti i nostri bisogni. O meglio, gran parte dei nostri bisogni sono, li abbiamo curati. È una società comoda, una società in cui sicuramente quello di cui abbiamo bisogno a livello di alimentazione, a livello di sicurezza, a livello di relazione e di autostima è nutrito dalle grandi opportunità che ci circondano. Io cerco di offrirvi un altro modello, metto al centro solamente il bisogno di autorealizzazione, che sembra quello più vivo per le generazioni contemporanee, e vi propongo sei leve motivazionali, sei categorie di bisogni: il guadagno, il prestigio, la sicurezza, la relazione, la scoperta e il benessere. Sono sei categorie di bisogni che possono movimentare la nostra voglia di fare. Però, a mio giudizio, dovremmo essere capaci di intercettare la categoria di bisogni più importante per noi in quel determinato momento della nostra vita. Ecco, questa è una cosa che la scuola non fa e forse dovremmo imparare a farlo. Chiederci quello studente che cosa ha in mente, perché sta studiando, cosa veramente sta cercando di ottenere, a cosa sta guardando, e spesso gli studenti non hanno strumenti per guardare avanti. Io propongo a voi un survey, una domanda. Credo che appaia anche sul vostro monitor. La domanda è questa: quale può essere in questo momento la vostra autentica leva motivazionale? Immagino che la gran parte delle persone che ci ascoltano siano adulti. Ecco, cosa vi muove veramente? Cosa vi spinge a fare? Cosa è preponderante nel stabilire quale sia la priorità nelle vostre scelte? E allora vediamole velocemente. Benessere, vivere bene la vostra vita dal punto di vista psicofisico. Scoperta, imparare, scoprire cose nuove, divertirsi. Sicurezza, porre in condizioni di sicurezza me e le mie ragioni di essere. Guadagno, investire energie, solo dove sono sicuro di avere un ritorno. Solo dove sono sicuro di avere un ritorno. Quindi investo le mie energie se ho un ritorno, certo. Prestigio, essere visti, riconosciuti e apprezzati. Ed infine relazione, curare le mie relazioni sociali con grande energia. Allora vi chiedo di votare, giusto? Avete lì il link, come avete fatto prima. Affidatevi alla tecnologia per dare la vostra opinione. Qual è la vostra autentica leva motivazionale, quella più importante? Vediamo cosa ci dice la nostra audience al tempo del coronavirus. Vediamo cosa esce fuori. Ecco, chiedo se stanno già arrivando i voti. Bene, sì. Bene. Perché è importante conoscere la nostra autentica leva motivazionale? Perché faccio un esempio: quando un genitore dice al proprio figlio guarda che dovresti puntare a voti alti perché questo ti aiuterà nella vita ad avere un curriculum più visibile, più apprezzato dalle imprese, sta puntando sulla leva del prestigio. E se quel ragazzo intimamente sente invece di dover puntare alla leva delle scoperte, potrebbe per esempio essere molto interessato a passare da una cosa all'altra senza impegnarsi troppo, piuttosto che a prendere voti alti. Allora cosa gli stiamo chiedendo? Gli stiamo chiedendo di dimenticare la sua autentica leva motivazionale e utilizzare quella di qualcun altro. Ecco, la scuola non tiene in considerazione le leve motivazionali e effettivamente punta più o meno a alcune di queste leve che sono standard: la sicurezza, il prestigio e anche un po' di relazione, dai. Noi dovremmo invece tener conto di quello che è il perché individuale, perché sono lì a imparare, cosa ci posso fare con questa roba che sto imparando. Ecco, senza questa idea chiara non andiamo da nessuna parte. Allora, vedo qui i risultati. Wow, abbiamo un pubblico affascinante. Bene, voi mi dite che siete mossi prevalentemente dalla scoperta. Imparare, scoprire cose nuove, divertirsi. D'altra parte, se siete qui di sabato mattina a sentire questa gente che parla, immagino che abbiate, siate mossi un pochino da questo stato d'animo. Però anche il benessere, vivere bene. Io sono felice di scoprire il 37% dice il benessere, il 42% la scoperta. Benessere, perché il mio intento è di chiudere proprio questo mio workshop con qualcosa che riguarda il benessere. Bene, molto bene, benessere, vivere bene la nostra vita dal punto di vista psicofisico. Ecco, insegniamolo ai ragazzi, diamogli la possibilità di
mettere in atto buone energie per fare questo. E poi un 16% la relazione, curare bene le mie relazioni. D'altra parte, con buone relazioni noi possiamo anche avere delle scoperte del benessere, però solo il 16% dice quello. E poi un 5% la sicurezza. La sicurezza, ecco, una quota abbastanza piccola di questo survey. Bene, io vado avanti con questo discorso e vi invito a ragionare su questo, ma in maniera abbastanza breve. Ecco, lo vedete, mi sposto così. L'apprendimento, a mio giudizio, è caratterizzato dalla presenza contemporanea di tre ingredienti. E questo lo faccio con una riflessione sugli adulti, su me stesso, ma anche sui ragazzi, sono papà anch'io. Il primo ingrediente è quello veramente complicato per un educatore da evocare, è la prospettiva, ossia fare in modo che le persone si pongano lì dove vogliono essere quando l'apprendimento sarà avvenuto. Cioè una visione strategica sul perché questo apprendimento mi è utile, a cosa mi serve, come sarò quando avrò appreso questa cosa. È molto difficile quando si chiede di uscire alle persone, si chiede alle persone di uscire dalla zona di comfort e tutto sommato ti chiedono, sì, ma perché? Perché devo farlo? Ecco, non te lo può dire un educatore, però ti può aiutare ad aprire varie finestre affinché tu guardi fuori e veda la tua prospettiva. Seconda cosa importante è la volontà. Togliamoci dalla testa che si può agire sull'apprendimento in mancanza di volontà. La volontà deve essere un fatto spontaneo. I ragazzi e gli adulti devono aderire volontariamente a un processo di apprendimento. Se non lo fanno, se non sono coinvolti emotivamente, olisticamente, non funziona. Non può funzionare. Se io ti metto paura perché ti metto un brutto voto, non può funzionare. Io ti verrò dietro, ma non sto apprendendo. Il terzo elemento sono le competenze. Le competenze sono una summa importante tra conoscenze e tra abilità che si trasformano in competenze, il saper fare. Ecco, queste cose devono venire insieme per garantire un apprendimento. E allora vi faccio vedere questa mia idea. Quando abbiamo un perché e abbiamo anche la volontà, ma non abbiamo le competenze, rischiamo la disillusione. Ci facciamo la testa di tante idee, pensiamo in grande, ma rischiamo di rimanere disillusi. Se abbiamo una prospettiva chiara e delle competenze, ma in fondo siamo un po' pigri, alla fine viviamo in un ambiente protetto, non siamo volontariamente aderenti a un processo di apprendimento, beh, ci annoiamo, rischiamo la noia. Ci sono tante persone brave, bravissime, che sanno anche perché potrebbe essere utile apprendere delle cose, ma che alla fine non si impegnano. Infine, se abbiamo la volontà, e quindi vogliamo, abbiamo la fame e abbiamo le competenze, senza una prospettiva rischiamo l'incostanza, cioè la barra del timone che si muove a destra e a sinistra e non trova veramente una direzione. Ecco, io credo che questo per esempio affligga molti ragazzi capaci nelle nostre scuole, ragazzi che hanno la volontà, hanno anche le competenze, ma non hanno capito cosa gli riserva il futuro e nessuno li ha aiutati a pensare in maniera strategica per farlo. Ancora una volta vi pongo una domanda, voglio far lavorare voi. Avete ascoltato queste tre leve della motivazione che la scuola riesce a stimolare negli studenti: volontà, competenze e prospettive. Ecco, secondo voi, o meglio, la scuola dovrebbe stimolare negli studenti, secondo voi qual è la leva che la scuola riesce a stimolare in maniera più forte tra queste tre? Abbiamo di nuovo un survey. Qual è, secondo voi, la leva che la scuola riesce a intercettare, quella su cui può fare una pressione positiva? Prego, scegliete. Ecco, vedete il link dove votare. Ok, stanno arrivando i primi voti. È molto importante capire qual è il desequilibrio. Sarebbe interessante fare anche questa domanda ai nostri figli, cercando di spiegargli un po' questa cosa, magari non in maniera così ampollosa come ho cercato di fare io, in maniera molto più semplice. Ovviamente sono giovani e quindi non hanno un'enorme visione sul futuro, ma qualcuno dovrà pure insegnargli a pensare in maniera prospettica. E credo che questo sia un compito degli educatori. Ora, possiamo chiudere il survey? Bene, allora, ecco,
Benissimo, andiamo su quella che mi sta più a cuore, le prospettive. Il 12% delle persone che hanno risposto ritengono che la scuola sia in grado di far pressione sulle prospettive. Effettivamente è la più grande delle mancanze, a mio giudizio. Non tanto connetterli con quello che c'è dopo, ma fargli immaginare cosa c'è dopo. Perché non è tanto portare il ragazzo in impresa, sì, questo può essere utile, ma fargli capire che cosa significa impresa. E cosa fanno tutte quelle persone impazzite che ogni giorno escono in macchina e girano per la città cercando di far quadrare dei bilanci e danno lavoro ad altre persone, fanno muovere le merci. Perché questo succede? Quindi prospettiva siamo d'accordo, 12% dice la scuola può farlo. Volontà, 24%, 24% delle persone dice la volontà. È un dato ancora basso, sì, effettivamente cogliamo una certa perdita di volontà nei ragazzi, dovuta anche alle divagazioni, alle opportunità che fuori ci sono, ma guardate, io vorrei portarvi un esempio rapidissimo, il fatto stesso di stare seduti davanti a uno che parla è frustrante, è enormemente frustrante, le scuole dovrebbero creare movimento, Daniela ci ha detto che la scuola lavora sui banchi, ora ha questo problema del Covid, ma lavora sui banchi in sottogruppo, ma esiste un movimento in Svizzera che si chiama la scuola in movimento, in cui tutto ciò che è in aula è sulle ruote e i ragazzi spostano la scuola ogni giorno, e spostano se stessi ogni giorno, e questo psicologicamente significa muoversi. Okay. Il 65% riconosce nella scuola la capacità di dare competenze, sì, le nostre scuole sono capaci di dare competenze, è vero, ma è quello su cui fanno leva, ho l'impressione che adesso stanno trascurando alcune competenze molto importanti e nello studio classico, nei programmi classici dovrebbero essere introdotte altre cose che invece sono solamente marginalmente trattate. Anche se le riforme hanno previsto che questo fosse possibile. Bene, vado verso la conclusione. Allora, noi abbiamo sviluppato una scuola che nasce a valle di una rivoluzione industriale del 1870, una scuola che viene costruita sotto il pensiero taylorista e fordista, una scuola per tutti, disciplinata e efficiente, non ci sarebbe niente di male, ma nello stesso tempo produce la disfunzione di essere burocratizzata, standardizzata e non motivante. Spero che gli insegnanti che stanno ascoltando capiscano che mi riferisco a quelle scuole che non si prendono cura effettivamente di questi temi. Ora ci affacciamo al 2020, siamo nel 2020 e siamo figli di una rivoluzione industriale del 2000 in cui abbiamo i sistemi cibernetici, i robot, dobbiamo insegnare ai ragazzi a lavorare con le macchine, soprattutto le macchine saranno dei competitor per loro, loro le potranno progettare, le potranno riparare, ma sicuramente in certi mestieri le macchine saranno dei competitor. Ho messo un omino con il punto interrogativo, perché mi chiedo come deve essere questa scuola, come la vogliamo. Oggi abbiamo sentito di alcuni modelli, abbiamo ascoltato delle critiche portate da eruditi, filosofi, abbiamo capito che ci vuole esperienza, che ci vuole creatività, che ci vuole anche più libertà forse nella scuola, ma come deve essere la scuola che poi costruisce la nuova generazione di persone che andranno a lavorare, la nuova classe dirigente. Ecco, tra poco lo chiederemo a un HR. Valeria ci racconterà bene quello che l'azienda cerca nella scuola, ma io vorrei chiudere questa riflessione lasciandovi coi dubbi, perché a me hanno insegnato che se andiamo via con i dubbi è meglio, è un fatto positivo perché continuiamo a cercare. Ecco, vorrei una scuola che crei molti dubbi piuttosto che poche certezze. E chiudo dicendo che la domanda che mi faccio è questa: ma noi dobbiamo creare persone di successo o persone capaci di perseguire la felicità? Me lo chiedo proprio a livello personale, me lo chiedo anche per quanto riguarda il mio lavoro con gli adulti, perché ho l'impressione che efficiente e successo appartengano a un passato che oggi non garantisce sostenibilità e felicità. E quindi vi lascio con questo dubbio: efficiente o sostenibile? Di successo o felice? Grazie per aver ascoltato e ripasso la palla a Giorgia che magari ci presenta la nostra ospite.
Grazie mille a te, grazie mille a te. Tantissimi spunti di riflessione e usciamo tutti con dei dubbi e degli interrogativi, quindi grazie mille per la presentazione. Diamo il benvenuto alla dottoressa Valeria Perrucci, HR Manager di AnimoSight, con la quale andremo a trarre delle riflessioni conclusive in questo viaggio che finora abbiamo fatto, ricchissimo, come si diceva poc'anzi, di informazioni, di prospettive, e quindi è giusto trovare un attimino il tempo per trarre delle conclusioni opportune. Buongiorno e benvenuta Valeria. Ciao Valeria. Buongiorno a voi. Ciao Valeria. Valeria, io volevo chiederti proprio di metterti adesso nei tuoi panni, quelli di una collega che ora lavora in azienda. Magari ci puoi anche raccontare un po' esattamente qual è stato il tuo percorso formativo, e vorrei che tu ti mettessi nei panni delle HR e ci dicessi che cosa le aziende cercano nelle nuove leve. Spero che ci stupirai, ecco, in questo, in qualche modo. Vediamo di riuscirci. Grazie. Beh, allora, visto che mi hai chiesto due parole sul mio percorso formativo e professionale, io sono di base una psicologa clinica, e quindi ricalco come formazione di base lo stereotipo del vecchio strizzacervelli, ecco. In realtà poi, dopo qualche anno di professione nella psicologia clinica, ho capito che il mio percorso era un altro, era riuscire a dare il mio contributo all'interno del mondo del lavoro e delle organizzazioni, e quindi ho fatto per una decina di anni o poco più consulenza come libera professionista, affiancando, supportando le aziende di diversi settori, diverse dimensioni, quindi si parla da grandi multinazionali a piccole e medie imprese, e appunto supportandole in percorsi di sviluppo, di empowerment, piuttosto che di formazione, training e coaching. Da qualche anno sono entrata invece stabile in questa azienda, che è un'azienda assolutamente innovativa, è una biotech, quindi noi lavoriamo in quella che è la farmaceutica d'avanguardia con le terapie avanzate, e diciamo che questo percorso mi ha aiutato, anche con l'esperienza che sto facendo adesso, ad avere un'idea ancora più ampia rispetto a quello che è quello che ricercano effettivamente le aziende. La premessa doverosa da fare è che oggi le aziende stanno attraversando un percorso di profonda trasformazione e cambiamento. Vuoi in primis per la pandemia Covid, che purtroppo ha letteralmente travolto le società e quindi anche le aziende in ogni ambito, con purtroppo anche le conseguenze che conosciamo, ma ancora prima della pandemia con l'affermarsi di questa industria 4.0, che ha richiesto un po' alle aziende di dover velocizzare il rinnovare i propri modelli di business, piuttosto che l'investimento nelle nuove tecnologie, piuttosto che l'investimento appunto sull'innovazione sostenibile. E questo ha portato le aziende ad aver bisogno di internalizzare delle nuove competenze tecniche, scientifiche, specifiche, quindi competenze professionali, quelle che definiamo in gergo tecnico le hard skills. Ma non solo le competenze tecniche sono sufficienti per sostenere le aziende in questo processo di cambiamento, crescita e trasformazione, tanto lo sono anche le soft skills, che più volte abbiamo citato. Perché le soft skills parlano un po' di come le persone vivono e interpretano il loro ruolo professionale, quindi sono queste competenze trasversali che ci fanno capire che tipo di attitudine portano le persone all'interno della loro quotidianità lavorativa, e quindi banalmente dalla capacità o meno di comunicare in maniera efficace o assertiva, piuttosto che di lavorare in gruppo, di fare gruppo o di guidare un gruppo, la capacità di mediare, negoziare i conflitti, di assumersi responsabilità e via dicendo. E quindi se la domanda è: ma le aziende che cosa possono cercare a livello di soft skills, e come mai possono investire su questo? Innanzitutto diciamo che molto spesso, a parità di curriculum e quindi di background, hard skills, sono proprio le soft skills che fanno la differenza nella selezione di un candidato, perché ancor di più possono portare un valore aggiunto nel contributo alla crescita aziendale.
in termini di soft skills possiamo veramente trovare nei libri molto interessanti, piuttosto anche sul web ci sono degli articoli altrettanto interessanti, queste liste, la top 10 delle soft skills ricercate in azienda, la top 5, la top 3, poi ognuno se la gioca un po' come preferisce. Le aziende in realtà sono molto diverse fra di loro, in primis per core business, poi per obiettivi che si pongono, ma soprattutto per cultura aziendale. E quindi ogni azienda può puntare su una determinata tipologia di soft skills che possono essere diverse da un'altra azienda. Però per fare un po' un ragionamento sintetico generale, in azienda diciamo esemplificativo ma non esaustivo, diciamo che possiamo focalizzare il nostro ragionamento su tre grandi macro aree che racchiudono un po', a cui afferiscono diverse soft skills. Una prima macro area, quindi una prima tematica molto interessante per le aziende è legata al team working e al team building e alla leadership, ovvero alla capacità delle persone di lavorare in gruppo, di fare gruppo, ma anche di guidare un gruppo. E quindi le aziende hanno bisogno, per quello che riguarda la leadership, di inserire persone che siano in grado di mettersi a servizio di un team per guidare un gruppo, dove per leadership efficace si intende quella leadership che è in grado di modularsi, di cambiare in base a quelle che sono le caratteristiche del gruppo e delle persone che, con cui ci si trova a lavorare. Caratteristiche che parlano poi di non soltanto competenze tecniche maturate, ma anche di maturità psicologica piuttosto che emotiva. Ecco Valeria, scusa, posso farti una domanda che è arrivata dal pubblico? Vuoi farla tu? Certo. Okay. Allora, Beatrice poco fa, Valeria, chiede quale dimensione della sua sensibilità clinica le risulta utile nella sua attuale attività di HR? Bella domanda. Bella domanda. Complimenti per la domanda. Anche qua, qui diciamo che potremmo aprire veramente una grossa discussione che potrebbe comportare diverso tempo per riuscire a dare una risposta esaustiva. Io ritengo che sia fondamentale, soprattutto all'interno di un ruolo HR, riuscire a rapportarsi, quindi a lavorare con le persone in ascolto attivo, con intelligenza emotiva, con la disponibilità a comprendere quelle che sono le necessità non soltanto dell'azienda, ma poi anche delle persone, perché le aziende sono fatte di persone. Se le persone riescono a maturare un buon engagement, un buon commitment su quello che stanno facendo, a sposare il progetto di crescita aziendale, a sposare la cultura aziendale, i valori aziendali, va da sé che non soltanto le persone riescono a lavorare al meglio, con benessere, se ne è parlato prima, con fiducia verso il contesto lavorativo in cui lavorano, ma anche l'azienda stessa ovviamente ne trova giovamento. Quindi tra i vari aspetti legati all'esperienza clinica, sicuramente dovendo scegliere in questi pochi minuti inizierei a selezionare questo. Grazie Valeria, e ti faccio anche un'altra domanda che riguarda la tua esperienza. Facciamo una supposizione, stai selezionando un candidato per una posizione di HR specialist, ok, o generalist, come preferisci te, una persona da inserire nel tuo ufficio, e ti arriva un candidato che ha una laurea breve, triennale, e una serie di esperienze, tra cui è stato anche in giovane età imprenditore. Ok, voi nella ricerca cercate laurea magistrale. Come ti comporti? Qual è la tua sensazione? Cosa ti spinge a fare un curriculum del genere? Quindi mi stai chiedendo quanto la corrispondenza del job posting con le caratteristiche poi effettive del curriculum possa essere determinante. Esatto. Anche qua la persona in toto, e quindi qui torniamo all'importanza non soltanto delle hard skills e quindi dell'esperienza maturata
ma ancora di più sull'attitude credo che sia fondamentale. Quindi andare a conoscere, non valutare, ma proprio a conoscere la persona in sé. Perché anche qua il rischiare di come dire, scartare dei curriculum, posto il fatto che deve esserci comunque un minimo di corrispondenza, non posso certamente applicare come non so, HR se ho fatto per tutta la vita ho un percorso di studi legato non so, all'ingegneria, mi viene a dire. Quindi posto il fatto che ci sia una base sufficiente di partenza e di corrispondenza, ritengo che le persone vadano conosciute proprio per conoscere le attitudini con cui si approcciano al lavoro, e anche in questo caso appunto le soft skills, la parte attitudinale, può andare a favorire un candidato. Le competenze tecniche, se la base c'è, possono essere comunque acquisite e implementate. L'attitude, tutta la parte legata alle soft skills, è un qualcosa di molto più singolare, che va sicuramente allenato e con continuità, tra le altre cose, ma che appunto se c'è di partenza riesce a dare uno sprint, un valore aggiunto, che magari a parità appunto di curriculum altre persone non hanno. Ok, grazie. E posso farti anche un'altra domanda? Prego. Beh, ok. Stiamo vivendo il dibattito sullo smart working. Lo smart working sì, lo smart working no, va bene. Ad ogni modo siamo partiti perché quando abbiamo veramente fame e paura ci muoviamo, ecco, questo è tipico degli esseri umani. Ora, mi chiedo se nel prossimo futuro smart working non favorisca la competizione dal punto di vista del lavoro di persone che vengono da altri paesi. Mi spiego meglio. Visto che un ingegnere può lavorare, per esempio, anche a distanza dalla Sardegna, tutto sommato un ingegnere può lavorare anche dall'India, cosa che già sta avvenendo in molte aziende, però si può diffondere questo pensiero. Quindi i nostri studenti potrebbero trovare in futuro una ulteriore problematica, quella di competere direttamente con persone che vengono anche da altri paesi. Voi che lavorate nel mondo scientifico, come vi comportate rispetto a queste tematiche del lavoro da remoto? Beh, diciamo che un po' per quello che è l'evoluzione che il mondo del lavoro sta conoscendo, e poi citando anche la nostra esperienza, l'esperienza scientifica, si nutre del contributo global per definizione. Io ritengo che la possibilità di lavorare in smart working, se effettivamente si tratta di smart working, oggi con il Covid in realtà molti di noi hanno più conosciuto il lavorare da remoto, che con costrittività ci rinchiude dentro quattro mura ed esclusivamente quella, quindi di smart molto spesso ha veramente poco. Però al di là di questo, la competitività può nascere sicuramente da questo favorire uno smart working, non semplicemente a livello local ma a livello anche global. Ritengo che il focus debba essere non tanto sull'avere timore o meno della competizione perché nasce lo smart working, ma da un lato noi come aziende dobbiamo anche su questo accelerare la nostra trasformazione per far sì che anche i nostri lavoratori, anche le nostre persone possano godere di questo tipo di benefit, se così vogliamo chiamarlo. E dall'altro lato la partita per i nostri professionisti si gioca non tanto sulla questione smart, ma sulle competenze hard e soft che effettivamente hanno maturato e sviluppato nel corso del loro percorso scolastico e professionale, al di là di quello che può essere una location geografica di appartenenza. Grazie. Arriva una domanda dal pubblico che ti sto bombardando di domande, però insomma dai, così siamo verso la chiusura e quindi... È una domanda provocatoria, anche un po' ruvida, ma te la faccio lo stesso, da Roberto. Certe volte si ha l'impressione che l'HR si rifugi, tra virgolette, nelle soft skills perché non capisce le hard. Che idea si è fatta? Vorrei rispondere io, ma giustamente rispondi te.
Allora, rispondo in questo modo. Certe volte, e qua mi rivolgo, è un po' anche una provocazione che faccio ai colleghi della mia categoria, certe volte l'HR svolge il suo ruolo in una maniera, credo, troppo burocratizzata, ecco, troppo legata magari a schemi precostituiti, abbiamo fatto così, abbiamo sempre fatto così e funziona, oppure mancano le condizioni necessarie per modificare determinati altri schemi. Il rifugiarsi nelle soft piuttosto che nelle hard rientra un po', può rientrare anche all'interno di questo tipo di meccanismo. Ritorniamo all'importanza nella conoscenza delle persone e dei team in toto per riuscire a valorizzarli. Anche in termini di hard skills credo che si riesca a fare al meglio il proprio lavoro anche in termini HR se si riesce a conoscere al meglio come lavorano il nostro team e quindi nel momento in cui ci inseriamo in un'azienda capire che tipo di ruolo svolgono, che tipo di mansioni fanno, che cosa significa effettivamente concretamente lavorare su determinate attività per loro, quali costrittività organizzative possono esserci. Questo ovviamente è strettamente connesso a tutta la parte hard, ma così anche con la parte soft, perché le aziende devono riuscire in un certo senso a strutturarsi sempre di più affinché anche le soft skills possano essere espresse. Io vorrei aggiungere qualcosa su questa domanda, Roberto, mi rivolgo proprio a Roberto direttamente. Il fatto è questo, io ultimamente vengo chiamato sempre più spesso a fare coaching, quindi diciamo uno stile di formazione one to one, non propriamente detto tecnicamente coaching, una sorta di mentoring, mettiamola così, a persone che sono inquadrate nella produzione e sono persone anche di un certo livello nella produzione, bravissime, formate, sanno un sacco di cose, ma hanno un sacco di problemi con i loro collaboratori. E capita, guarda, è successo proprio ieri, sono stato chiamato di nuovo, ecco, capita sempre più spesso, quindi pensare che le competenze hard possano essere applicate senza una forte attenzione alle soft, per esempio, è secondo me illusorio, assolutamente illusorio. Bene, allora facciamo un'altra... Esatto, abbiamo un'altra domanda, sempre per Valeria, da parte di Michele. Molte delle ricerche di personale richiedono, mi sembra, principalmente competenze molto settoriali e tendono a scartarle tutte perché anch'io ho una competenza molto settoriale. Esatto, tende a scartarle tutte. Sì, okay. Un attimo che l'abbiamo persa, benissimo. Io tenderei a privilegiare competenze più soft. Cosa ne pensa di questo? Beh, torniamo un po' a quello che dicevamo prima, se ho più o meno inteso la domanda. A parità di curriculum hard, hard skills, sicuramente le soft skills, se si ritrova in un candidato una determinata attitude che sposa con la cultura aziendale, i valori aziendali, il modo di lavorare aziendale o così come si vuole far crescere l'azienda, va da sé che si tendono a privilegiare queste. Ok. Tu credi che il titolo di studio abbia un peso molto rilevante nella scelta della professione di una persona? Mi spiego. Secondo te è possibile che un laureato in giurisprudenza diventi direttore marketing di un'impresa che fa cosmetici? Con i sei, con i ma non si fa la storia, qualcuno diceva. Impossibile, possiamo magari più ragionare sul concetto di probabilità, può essere più o meno probabile, dipende sempre molto da quello che è il percorso professionale della persona, magari anche del livello di maturità o di anzianità che ha raggiunto. Io penso soltanto anche al mio di caso, io mi sono laureata ormai tanti anni fa con il vecchio ordinamento in ambito clinico, allora avevo, mi ricordo, nel piano di studi soltanto due esami di psicologia del lavoro e pensai ma non mi piace assolutamente, non farò mai un lavoro del genere e sostituì i due esami, uno con antropologia e l'altro con sociologia.
esami di Stato, il tirocinio annuale, via dicendo, lavoro per diversi anni, per alcuni anni in clinica, alla fine mi rendo conto che il mio percorso è un altro. E quindi mi sono ricostituita, ho dovuto ricostituire comunque anche la mia formazione. Certo, avevo un'età, un'energia, una motivazione come, per un po' ricollegarsi a quello che diceva anche prima Leonardo, in grado di farlo, in grado di sostenermi in questo percorso. Va da sé che deve esserci, ripeto, comunque un buon background che non può essere troppo lontano da quello che è l'obiettivo della persona, ma è pieno di, comunque di esempi di persone, anche adulte, che cambiano dopo X anni di lavoro completamente il proprio percorso di carriera. Grazie, e stanno arrivando tantissime domande, tutte adesso stanno arrivando. Sempre per Valeria. Sì, 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 vuoi leggerla te? Certo. E cosa vorresti che la scuola facesse oggi perché ti possono arrivare candidati con qualche soft skill in più? Anch'io le volevo porre questa domanda. Allora, anche questa è una domanda, in realtà tutte sono molto interessanti. Io ritengo che la scuola, il mondo della formazione e le aziende possano veramente diventare dei partner strategici per lavorare insieme, per lavorare su progetti congiunti e per lavorare su nuovi modelli formativi che siano in grado comunque di sostenere la crescita dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, che sono i professionisti del futuro che poi entreranno nelle aziende. Credo che questo sia interessante sia per i destinatari, che sono appunto i professionisti del futuro, ma poi anche per le aziende stesse, che così danno una mano concreta, contribuiscono alla crescita dei professionisti del domani. Credo che il riuscire a favorire un allenamento delle soft skills sin all'età evolutiva sia molto utile, addirittura appunto strategico, perché molto spesso la formazione e l'allenamento delle soft skills avviene prevalentemente in età adulta, quando ci sono schemi comportamentali che sono già consolidati. E quindi lavorare insieme, tra l'altro gli interventi che mi hanno preceduto sono davvero molto interessanti e ne sono anche testimonianza, credo che veramente sia una leva strategica per portare valore aggiunto. E Valeria, sto scorrendo le domande, ne ho vista una che ora è passata sullo schermo, ma l'ho letta bene. E una persona che ci sta ascoltando immagina la possibilità di far incontrare i docenti con le aziende per creare una maggiore, condivisione su quelli che possono essere gli obiettivi formativi. E allora io dico, è molto difficile immaginare un professore di musica che incontra un HR aziendale, piuttosto che un professore di filosofia, eccetera. Però forse questa è un'idea rivoluzionaria, un'idea interessante. Ecco, ci arrivava da Luisa. Luisa. Il maggior contatto docenti-imprese, immaginare di contaminarsi. Se tu fossi portatrice, lavoriamo sul what if, ok? Ti viene dato un budget. Come azienda, cosa faresti con una scuola? Cosa potresti fare con una scuola per questa contaminazione? Guarda, io posso raccontarti anche un po' le esperienze che stiamo in azienda cavalcando da un paio di anni e mezzo. In realtà noi ad oggi stiamo per ora lavorando con le università e abbiamo fra i nostri obiettivi il riuscire a collaborare anche con le scuole, quindi con i bambini e con i ragazzi. Noi riteniamo anche come cultura aziendale che appunto questa contaminazione, questa importanza nella collaborazione tra aziende e mondo della formazione e dell'educazione sia veramente strategica. Noi prestiamo annualmente a titolo gratuito i nostri professionisti che si recano, appunto si tratta di università, si recano presso le università, alcune università, a dare il loro contributo nelle lezioni, durante le lezioni nei percorsi di laurea fondamentalmente. Dove non necessariamente le lezioni devono essere semplicemente frontali, ma a maggior ragione se si porta a una formazione esperienziale dove le persone possono
possano riuscire a fare, le persone, i ragazzi possano riuscire a fare esattamente esperienza e quindi non semplicemente a ragionare sul contenuto di quello che si sta facendo, sull'obiettivo di quello che si sta facendo, ma qua torniamo eventualmente anche per quello che potrebbe essere l'esperienza con le scuole, a ragionare anche sulle dinamiche che all'interno del lavoro di gruppo, nel lavoro prima si parlava di coppie piuttosto che piccoli e grandi gruppi o nel lavoro individuale, quelle dinamiche che sono state efficaci e strategiche o che non lo sono state, portando una maggiore consapevolezza sulle proprie soft skills che sono state messe in atto o su quelle che sono state messe in atto dal gruppo. Quindi non soltanto il focus sul cosa è stato fatto, ma anche sul come è stato fatto e cosa è stato che cosa si è rivelato di successo e che cosa no. Ok, e tu Valeria cosa ne pensi dell'alternanza scuola-lavoro? L'alternanza scuola-lavoro può essere un buono strumento se attivato con tutta una serie di criteri che possono effettivamente ritenersi adeguati sia per la formazione dei ragazzi che per la, che ovviamente per quello che riguarda l'esperienza aziendale. Nelle nostre esperienze, nell'esperienza più o meno generale che ho potuto avere, mi sono ritrovata a dover ragionare magari anche con alcuni contesti scolastici sull'utilità o meno, ad esempio, di assegnare insegnare i ragazzi in base alla vicinanza del ragazzo, dell'abitazione del ragazzo piuttosto che dello studente all'azienda. Ecco, quando parlo di criteri di qualità piuttosto che di adeguatezza, intendo anche queste cose qui, ovvero al di là dell'assegnare i ragazzi a un'azienda piuttosto che un'altra perché abitano lì vicino, che cosa veramente li muove? Quindi qual è l'offerta formativa che le aziende possono effettivamente mettere in atto e quali sono gli interessi dei ragazzi? Quindi matchiamo effettivamente le due cose. Ecco, questo è fondamentale, perché poi alla fine è l'applicazione delle idee che va fatta correttamente. Se poi l'alternanza scuola-lavoro diventa vai lì, passa il tuo tempo lì, mangiati il panino in un angolo e non dar fastidio, stiamo sprecando un'occasione, una vera occasione. Invece alcuni ragazzi magari più portati, più a esercitare il loro stile di leadership, chiedono, voglio andare in quell'azienda perché già hanno un'idea, si trovano loro l'azienda eventualmente, ma questi sono pochi rispetto a quelli che poi invece si trovano investiti da questa responsabilità. E quindi torno ad Alberto, li prepara prima, tende ad allenarli prima ad affrontare le difficoltà in modo che poi quando arrivino all'età di 17, 18, 19 anni siano più pronti, più preparati e forse possano scrivere meglio il loro futuro in questo senso. Valeria, direi che ti possiamo ringraziare, ti abbiamo bombardato di domande, esatto. Giusto? Grazie della tua testimonianza e noi dobbiamo... gli inglesi dicono wrap up, no? Che sì, chiudere l'involucro, fare il pacchetto, diciamo. Dobbiamo andare verso la conclusione. È stata una giornata piuttosto intensa, una mattinata piuttosto intensa. Cosa ti è piaciuto di più, Giorgia? Ma per non essere una generalista, però direi che è stato proprio un tuffo immerso che guarda finalmente al futuro, nel senso che abbiamo parlato di giovani, di modelli di formazione, noi che lavoriamo con gli adulti nella formazione e direi che anche questo excursus abbiamo visto che esistono le basi per dare quella consapevolezza, per allenare il benessere di cui si parlava prima, allenare la felicità di cui si parlava prima. Quindi abbiamo aperto i nostri orizzonti, ci siamo focalizzati sull'oro che abbiamo, sia i giovani, perché i giovani sono il futuro, sono coloro che troveremo nelle aziende di domani e che costruiranno il mondo con noi, insomma. Grazie mille, Valeria.
Grazie ancora. Ringraziamo anche tutti quelli a casa che hanno fatto tantissime domande e ovviamente non possiamo rispondere a tutte le domande ora. Ho visto che alcune domande sono anche considerazioni, quindi vi abbiamo evocato quei dubbi di cui vi parlavo, importantissimi. Riandando a guardare un po' il cammino, il percorso di questa mattinata, io ritengo che, almeno personalmente, colgo delle opportunità in questo senso. Prima di tutto si può fare rivoluzione anche partendo dalla periferia, dal basso, dal piccolo, e mi rivolgo al lavoro fatto nel corso di tanti anni da Daniela Pampaloni e dal suo staff. Una rivoluzione silenziosa, senza pretendere di nominalmente di essere quelli che hanno cambiato la scuola, ma la stanno cambiando piano piano, rosicchiando un centimetro alla volta, citando un film, Ogni maledetta domenica. Poi abbiamo visto Alberto Garniga con il suo liceo STEAM, un liceo che non ha avuto paura di essere innovativo. Ricordo una cena con Alberto e gli chiesi: ma come si fa a fare una scuola? E lui non me l'ha voluto dire, nel senso, non me l'ha, perché evidentemente, però ho notato una sua espressione, come è stato difficile, perché non è che si può andare al Ministero della Pubblica Istruzione e dire: salve, io vorrei aprire una scuola. Non funziona così, non funziona così. Loro si sono impegnati, ci hanno messo qualcosa di più della loro passione, ci hanno messo anche un supporto sociale, economico per realizzare una scuola. È una scuola privata assolutamente, però la cosa importante è che esiste e possa fare da modello. Poi abbiamo sentito Ingeborg dalla bellissima Flattery, come dice lei. Mi ha colpito molto questa parola iniziale, la nostra bellissima Flattery. Magari per noi non è tanto bella quest'isola coperta di ghiaccio e dispersa al circolo polare artico, però l'amore per il loro territorio, che implica anche una passione nel fare qualcosa affinché il territorio non muoia, viva, e che poi porta anche a rendere una scuola popolare, una folk school, come hanno detto, una scuola che in fondo si basa sul pensiero delle persone, ossia crescere, imparare, fare in modo che i nostri ragazzi crescano non solo grazie al contributo di quello che imparano in casa, ma anche a scuola, e non per un incidente, ma per un progetto. Ecco, ed infine Valeria che mi ha riportato nel mio mondo, quello delle aziende, dove arrivano i giovani, ne arrivano sempre di più, e le aziende sono consapevoli di aver bisogno di nuove competenze, però devo dire la verità, Valeria, spesso non sanno cosa cercare. Perché effettivamente non sappiamo ancora bene cosa ci servirà nel futuro, non lo sappiamo completamente. Una cosa è certa, che purtroppo aver classificato una serie di competenze come soft skills o competenze trasversali non ci ha aiutato, perché questa etichetta ha portato a credere molte persone che si tratti un po' di aria fritta. Io ci vivo da 20 anni e vi assicuro che sarà pure fritta, ma non è aria, ecco, questo voglio dirvi. E fondamentalmente saper dare una rotta a se stessi, saper scegliere una direzione e imparare a star bene con gli altri, anche senza innamorarsi di loro, per un progetto, sono due elementi fondamentali per diventare efficaci nella vita e nel lavoro in senso assoluto. Giorgia, mi hai dato un sacco di spunti, anche tu sei stata... Dubbi, perplessità, io come dubbi, dicevi. Io dubbi ne ho tantissimi. Per esempio, un dubbio che ho è quale sarà il mio prossimo orientamento di studio. Ora io sto studiando la sistemica, il pensiero sistemico, che è sicuramente una cosa che va portata nelle scuole, cioè pensare per sistemi, non pensare più con quel meccanismo, quel determinismo, causa-effetto. Pensare per sistemi significa diventare più sensibili a un pensiero strategico orientato al futuro e renderci conto di ciò che è più sostenibile. Una parola che ho molto a cuore, mi sembra di averlo detto anche prima, e che forse dovremmo tenere in considerazione visti i nostri problemi dal punto di vista ambientale, sociale, demografico, problemi che affronteremo nei prossimi 30-40 anni, quando noi saremo ancora qui. Quindi, per non scaricare tutto sulle spalle dei nostri ragazzi, forse dovremmo pensarci anche noi. Il pensiero sistemico è uno di questi modi. E il mio maestro lo va a insegnare nelle scuole, perché ha capito che addirittura può intervenire sulla relazione tra i ragazzi, sul bullismo, su aspetti che riguardano il mancato rispetto del proprio corpo, della propria psiche, eccetera. Qu-
questo è una cosa importante per me e io ringrazio gli ospiti perché mi hanno confermato che andare nella direzione dell'esperienza, della curiosità, della passione e della libertà è importante nella formazione. Importantissimo e fondamentale e che lo ritroviamo sempre poi nel mondo lavorativo degli adulti, ripeto. E, che dire, siamo giunti alla fine. E io ringrazio tutti quanti, in primis i nostri grandissimi ospiti che sono stati collegati con noi fino adesso e hanno partecipato in maniera attiva. Grazie mille a tutti. E, grazie mille a Leonardo, spalla fondamentale per la mattinata e moderatore molto molto bravo. E, i nostri media partner, TV a Vicenza, il giornale di Vicenza, ovviamente, esatto, tutta la squadra tecnica che devo dire eccelsa e preziosissima, mi sto emozionando anche per dirla, e, Confindustria Vicenza con i quali collaboriamo e vi ricordo che l'appuntamento di Maps for Future durante l'anno continuerà con appuntamenti mensili. Mi raccomando di tenervi aggiornati nel nostro sito internet, nella pagina Facebook di Instagram e Facebook di Nuco. E un grazie ultimo, ma perché più importante, a tutte le persone che sono state collegate con noi in questi 4 giorni di festival e particolarmente questa mattina che è sabato mattina e direi che le 13 sono imminenti, scoccate. Quindi siamo pronti per andarci a mangiare il nostro piatto di pasta meritato, dato che abbiamo allenato molto la nostra mente e andiamo a pranzo anche affamati di cercare di risolvere dubbi e perplessità emerse. Grazie mille a tutti. Grazie Giorgia, grazie a tutti. Arrivederci, buon pranzo. Ciao.